Ciao, buonasera, benvenuti. Vi ho fatto vedere un attimo sbirciato perché è già collegato. C'è Federico Monti Arduini, che è il guardiano del faro, e lui non si è accorto, ma io l'ho messo che stava suonando. Sei andato in onda mentre stavi suonando, Federico. Ah, mi hai fatto un colpo gobbo. Era bellissimo perché stavi suonando, eccetera. Ok, partiamo col programma, ci sentiamo fra un attimo. Okay. Benvenuti, benvenuti a We Have a Dream. Ragazzi, subito, sigla. We Have a Dream. Eccoci qua. Allora, giustamente io scrivo, che non sono io in questo caso, ma è la Pixie che usa il mio account. Ah, non sei tu? No, su Facebook è la Pixie. Sei sempre tu? Ah, sempre lei. Allora, sempre Roberta. Dicevo di condividere la diretta. In realtà dovete fare una roba importantissima, che è questa. Prendete il link, copiate il link, preferibilmente quello di YouTube, e cosa fate? Lo mandate, lo inviate via WhatsApp, via Telegram a un amico, almeno a un amico. Più ne coinvolgete, meglio è, perché dobbiamo far crescere. Questo è l'unico programma, purtroppo, e sottolineo la parola purtroppo, che si occupa di musica di artisti emergenti o di artisti con la A maiuscola, come quello che col quale ci collegheremo fra un attimo. Un po' di domande, dunque vediamo un po'. Buonasera, Milano, provincia di Varese, manda la sigla, l'ho già mandata. Buonasera, grazie dal Portogallo, Algarve, ciao da Portogallo. Ecco questo, buonasera, venite qui, bevi BioVital, adesso bevo BioVital, appena sgorgato dalla sorgente, andiamo avanti, condividere, buona musica, eccetera, eccetera, bentornati, ricordatevi di mettere mi piace a questa live, non solo questo, ma soprattutto di condividerla, quindi ricordati di bere, hai ragione, appena sgorgata dalla sorgente nel senso letterale della parola. Partiamo subito. Come al solito, durante We Have a Dream ci colleghiamo con degli artisti che sono a casa. Sono a casa e abbiamo dei loro video. Questa sera abbiamo tantissima roba. Quindi, il guardiano del faro, Red, salutamelo. Oh, io ti saluto il guardiano del faro, ragazzi. Eccolo qua, ecco qui il guardiano del faro. Federico Monti Arduini, ciao Federico. Ciao Red. Ciao Red, piacere veramente di risentirti. Senti, allora, dunque, tanto per cominciare, io vi faccio vedere, questi sono alcuni dischi che ho del Guardiano del Faro, guardate quanti dischi ha fatto per vivere, guardate, questi sono alcuni Guardiano del Faro, Guardiano del Faro. Perché fai questa faccia? Perché non li ho neanche io quelli lì. Ah, non li hai? Non li ho tutti, no, alcuni sì. Questo, per esempio, questi due qui non li ho. Cioè tu non hai né questo né questo? No, sai perché? Perché poi quando vengono gli amici a casa, oh che bello, me lo dai, tu glielo dai, chiaramente. Logico. Ah, quindi non ce li hai. Questi allora, poi pensi di prenderli. Tu, quando io ho detto l'altra sera, lunedì, ieri sera, quando ho detto ci sto al Guardiano del Faro, In un tot hanno scritto Mr. Moog, Mr. Moog, Mr. Moog, cioè tu sei considerato Mr. Moog, ma scusa, ma in tanti hanno suonato il Moog, perché tu sei considerato Mr. Moog? Ma io credo che la ragione principale è perché tanti l'hanno usato come effettistica, mentre io l'ho usato come leader, come
come lo strumento che faceva veramente tutta la melodia, dall'inizio alla fine, non quindi come effetti sonori. E credo che lì ha preso la sua vera personalità. Allora io ti faccio vedere, tu mi hai mandato, qui sei dove, Moog? Chi è questo? Questo signore qui stupendo è proprio lui, Mr. Moog, David Moog, anzi scusa, Robert Moog. E io sono lì alla sua fabbrica, dove lui aveva appena finito di creare il Polymoog, perché è iniziato col Mini Moog, che era naturalmente monofonico, e invece poi lui ha fatto il Polymoog, che Che poi. è questo? Questo è il Polymoog. Eccolo lì, è proprio quello lì. E quello lì è il prototipo che poi lui mi ha dato. Ah, ma come mai tu eri così privilegiato dal Mr. Moog? Eccoti qua, come sei giovane, cavolo. Ah beh, saranno passati 40-50 anni forse. Ma perché tu eri così privilegiato dal Moog? Tu eri qui sei sono c'ho parecchie ma hai mandato parecchie foto con Mr. Moog. Ma perché tu avevi così il tappeto rosso con Mr. Moog? Ma perché giustamente, come dicevo prima, tutti quelli che l'hanno usato, ma soprattutto fuori d'Italia, in America soprattutto, l'avevano usato come sonorità dietro, era una delle tante sonorità, non aveva quella presenza e quella personalità che poi ha avuto quando l'ho suonato io. E difatti è diventato molto popolare dopo che appunto ho fatto Amore Grande, Amore Libero, insomma. È da lì che è nato praticamente il Moog, veramente. Anche se prima lo usavano in molti, ma poi l'hanno usato anche grandissimi artisti. In Italia la premiata Forneria Marconi lo usava spessissimo. Però non si capiva che era l'elemento conducente, no? Era quello che faceva proprio la melodia. Io gli ho fatto fare la melodia. E da lì è stato il grande successo. Certo, ascolta Federico, io ti chiamo Federico perché il guardiano del faro è il tuo nome d'arte, però io Certo. chiamarti ascolta guardiano, cioè, un po'. No, Comunque no, volevo no. dirti, però in tanti mi hanno detto che il Moog era difficilissimo da suonare perché non manteneva l'accordamento, cioè era. Mi hanno detto che era difficile da suonare il Moog. No, perché il primo Mini Moog aveva tre oscillatori. Allora, se tu riuscivi a combinare il suono di tutti e tre, uno magari eccedeva, l'altro era un po' invece scarso, allora si compensavano e finivi per fare un suono definitivo. Ma non era difficile da suonare, era difficile scoprire tutte le enormi possibilità che dava, quello sì. Allora Federico, questa è la prima volta che ti intervisto, ci siamo incontrati, ci siamo salutati, eccetera, però questa è la prima volta che io cerco di capire. Tu sei diventato famosissimo con questa musica che era una musica un po' ambient, tu sei stato un po' il precursore della musica ambient, cioè uno la metteva, si rilassava, direi anche colonne sonore, tu hai scritto anche colonne sonore di film, giusto? Giusto. Ho scritto La Orca, per esempio, con Visconti, con Michele Placido, Rainer Neuhaus. È stato un film molto importante, La Orca. Quindi tu hai fatto questa musica, ma perché hai iniziato a fare musica? Fra l'altro, scusa, ma Federico Monti Arduini, tu sei un nobile, uno che ha due cognomi, nell'accezione nostra è un nobile, quindi due cognomi vuol dire che sei un nobile. Vieni un po' più vicino, Federico, perché sei molto basso. Sì. No, Sei io. un Vabbè, nobile. io dico sempre che questa qua è un'etichetta e la nobiltà è quella che senti dentro e non è certo quella che sta nel tuo nome. Per cui non ci ho mai fatto caso a questa cosa, non proprio mai. Ma Perché perché? Ma sono diventato. Va bene, ti dico perché. Perché ero molto amico di. No, intanto io ho studiato musica classica per tanti anni pianoforte. L'ho studiato e il mio maestro supervisore era Herbert von Karajan, che era amico dei miei genitori.
E tutte le volte che veniva a Milano alla Scala a dirigere, veniva a casa mia, poi mi sentiva fin dove ero arrivato, e poi parlava con il mio maestro, diceva adesso lui deve fare da qui a qui, poi deve fare da qui a qui, poi deve fare da qui a qui, e così è andato. E così sono nato come musicista, ecco. Cavolo, ma scusa, cioè Herbert von Karajan come supervisore, cioè non è poco, Vabbè, eh. dai, era amico dei miei, non era mica una cosa Ma particolare. i tuoi cosa facevano? Giuro che io non conosco nulla dei Monti Arduini, ti giuro, non è No, che. niente con la musica, però erano dei grandissimi appassionati, soprattutto mio padre era veramente appassionato, lui ti poteva cantare tutte le opere, dall'inizio alla fine, sapeva le parole, sapeva tutto, era proprio appassionato. Però nessuno di loro, sì, mia mamma studiava, sentivo che aveva studiato il pianoforte, ma così come si faceva una volta, no? Che si studiava spesso il pianoforte nelle case. Però non avevano niente da che fare con la musica. Io avevo questo dono dato dal Padre Eterno e per cui è venuto fuori. È venuto fuori un po' tardi, perché poi io non volevo farlo l'artista, assolutamente. Ascolta, perché non volevi fare un artista? Scusa, cosa volevi fare nella vita? Io volevo fare quello che ho fatto per tanti anni, il manager. Il manager, ho fatto il manager di tante case discografiche, il direttore artistico di tante case discografiche, e non volevo fare l'artista perché non lo so perché, ma non lo volevo fare. Ma Ecco, qua, quali diciamo, quali artisti hai, fra virgolette, diretto? Perché è bellissimo, perché tu che sei un artista diventi manager di artisti. Io mi ricordo una frase di Vasco, che va bene, è meglio che non la dica, quando ha prodotto un artista e ha detto, dice, cavolo, a produrre un artista mi sono reso conto di quanto siamo stronzi noi artisti, cioè nel senso che è un po' un casino. Ecco, tu quali, no, con quali artisti? io mettevo tutto quello che avevo dentro di me, evidentemente, nell'assistere, nel consigliare, nell'andare in sala con gli artisti. Beh, per tanti ho lavorato per i Nuovi Angeli, per Umberto Balsamo, ultimamente per Mario Rosini, ma in America ho inciso con Frankie Avalon. Con Vicky Carr, ho fatto tantissimi dischi per gli artisti, li ho prodotti e sono stato molto felice di farlo. Non sentivo nessun complesso e anzi mi sentivo molto libero. Senti, hai fatto tanti nomi. Questo Barry White, perché hai un telegatto con Barry White? Perché quell'anno noi due abbiamo vinto, sia lui che io, abbiamo vinto il telegatto. Lui l'ha vinto per, naturalmente, l'artista era fantastico, perché poi era anche un personaggio umanamente fantastico. E io l'ho vinto come strumentista, come musicista dell'anno. Ho vinto il telegatto. E È quello allora, che c'hai lì sì. dietro. Sì, e allora mi ricordo che Sorrisi e Canzoni mi aveva invitato di portargli il famoso telegatto. Il mio non è bello come i tuoi sono tutti bellissimi, l'ho visto e mi hai fatto No. una grande invidia. No, no, Federico, perché il tuo è storico. Il tuo, i primi telegatti erano fatti così. Tu Ah, sei un non lo sapevo. antesignano. Ah, Quelli bene. d'oro sono venuti dopo, Federico. Ah, Cioè, bene, anch'io ne ho uno d'argento, ma è ancora quello lì, il tuo, secondo me, è prima dell'83, secondo sì, me, è quello lì. come? Quello lì è Perché, 75. vedi, perché nell'83, quando io presi per bandiera gialla, Eccolo avevano già più una forma più. Il tuo è più storico, cavolo. lì. È del Tu non devi 75. Invidiare i miei, sono io che invidio il tuo, perché il tuo è proprio l'antesignano, il primo telegatto. Senti, Perché poi l'importante è dopo averne prima uno. li hanno fatti, poi li han fatti così e poi li hanno fatti d'oro. E Sì. poi con Rosanna Mani ci siamo inventati il telegatto di platino perché per darlo a Baglioni, per far venire Baglioni a Vota la Voce, siccome aveva avuto molto successo, ci siamo inventati il telegatto di platino. Però insomma, i telegatti. Ascolta, ma.
Da quanto tempo non fai dischi tu? Mamma mia, credo perlomeno 20 anni. Per 20 anni non ho più voluto fare musica, ho fatto naturalmente, ho aperto una casa di edizioni, ho rappresentato grandissime società americane e internazionali come editori naturalmente in Italia. Però si vede che dentro di me continuavo a scrivere e covavo questo desiderio veramente folle di comunicare, di dare qualche cosa, perché la verità è quando tu componi, poi hai una voglia pazza di consegnare questo tuo figlio al pubblico e di sentire dal pubblico se hai fatto un bel figlio oppure no. No, fra l'altro, tutti dicono che una paternità a una certa età è meglio della paternità da giovane. Cioè, questo tuo disco che hai fatto, lo ritieni più importante di quelli che hai fatto da giovane? Lo senti di più? Guarda, io mi collego a quello che mi hai detto prima a proposito di Mr. Moog. Questo disco io l'ho fatto, come ti dicevo, intanto perché avevo una voglia pazza di comunicare, ma poi soprattutto non volevo essere chiamato Mr. Moog, perché io volevo far capire alla gente che prima di essere Mr. Moog ero una persona che aveva studiato musica per tanti anni, che aveva fatto tanta musica, che aveva composto, che aveva avuto dei successi e non ero solamente grazie a Mr. Moog che esistevo, avevo fatto anche dei successi molto importanti, come vedi, non so, la canzone di Cliff Richard l'avevo composta, ma tantissime, tutte le grandi orchestre francesi, da Paul Mauriat, adesso mi sfuggono i nomi, ma insomma, i pezzi ne avevo fatti tantissimi, di composizioni ne avevo fatte tantissime. Però con questo disco ho voluto dire adesso io suono il piano come ho studiato, vi faccio sentire il piano e ti devo dire che non ero convintissimo di fare questo disco. È stato Natale Massara, il mio arrangiatore, che mi ha detto no, tu devi farlo, devi farlo, devi farlo. E sai perché mi ha convinto? Perché a un certo momento mi ha detto va bene, allora se tu lo fai io ti faccio gli arrangiamenti con una grande orchestra di 40 elementi. E difatti in questo disco c'è un'orchestra di 40 elementi e il pianoforte. Oltre ad esserci tanti artisti ospiti, perché anche quello è molto importante. Fra l'altro, c'è un discorso da fare che, secondo me, quando veniva von Karajan a casa tua, non giudicava come tu suonavi il Moog, ma come tu suonavi il piano. Eh sì, Quindi. eh sì, eh sì. Sai perché a un certo momento io, sai perché ho smesso di studiare musica classica? Perché proprio il giorno che von Karajan era venuto a casa e aveva sentito fin dove avevo studiato, sentivo che poi lui parlava con mio padre e diceva, va bene, allora l'anno 21, io avevo 14 anni, all'anno 21 porto Federico con me a Salisburgo a studiare direzione d'orchestra. Io dentro di me ho detto, tu non porti nessuno a Salisburgo, perché figurati se io lascio la mia famiglia, lascio i miei amici, vado in una città con una lingua che non conosco, ma figurati, avevo 14 anni. E da lì ho cominciato a suonare jazz e a fare concerti jazz per l'Italia. A 16 anni ho suonato al Manzoni, per esempio, mi ricordo, e suonavo, sai che cosa? Il contrabbasso. Ma pensa, cioè, la tua è proprio ribellione totale, perché se io penso all'antitesi della musica classica c'è il jazz, cioè mentre la musica classica è uno spartito, il jazz è libertà totale, è Quello che mi improvvisazione. piace è proprio quello che mi attira da morire, è proprio la libertà di poter esprimersi. Allora, dunque, c'è chiaramente qualcuno, adesso l'ho perso perché sono un sacco di messaggi, perché piace dialogare. Ah, ecco, chiaramente la domanda che le persone che non ti conoscono dicono, da dove nasce il nome Il Guardiano del Faro? Mamma mia. Come mai? A parte che te l'avranno chiesto 96.000 volte, ma questa è la prima intervista che ti faccio. In più, tante persone ti conoscono adesso, quindi ti tocca dirlo un'altra volta. Guarda, allora, all'epoca, te lo dico subito, all'epoca ero direttore
dirigente della Ricordi, delle edizioni musicali Ricordi. E un mio amico faceva l'importatore di strumenti musicali e un giorno mi chiama e mi dice: "Guarda, c'è un nuovissimo strumento che viene dall'America e mi piacerebbe che tu di farlo avere lì in sala di registrazione della Ricordi e tu lo potessi sentire a tutti gli artisti". Sì, senz'altro. E così lui me l'ha mandato. Poi io me ne sono totalmente dimenticato. Questo, che era il mini Moog, stava in un angolo nella sala di registrazione aspettando che qualcheduno lo andasse a trovare. Quando poi finalmente me ne sono ricordato, sono sceso in sala di registrazione, ho cominciato a mettere le mani a casaccio su questo piano, su questa tastiera, con tutti questi strani pulsanti, cose, rotule, non si sapeva bene dove mettere le mani, veniva fuori questo suono stranissimo e c'era il tecnico, e io ho detto: "Beh, senti, incomincia a registrare". E poi da lì ci ho messo il pianoforte sopra, poi ci ho messo un organo sopra, poi ci ho messo una chitarra, poi ci ho messo... E alla fine, quando l'ho sentito, ho detto: "Ma questo è un successo, sicuramente, ma io non posso fare l'artista, sono un dirigente della Ricordi". E allora ho chiamato un mio amico produttore, gli ho detto: "Adesso tu prendi il tuo nastro, vai alla parte discografica della Ricordi, lo fai sentire, non dici che sono io e vediamo cosa dicono". Dopodiché lui è tornato, mi ha detto: "Lo vogliono pubblicare, lo vogliono pubblicare, lo vogliono pubblicare, ma chi è l'artista?". E io ho detto: "Guarda, il guardiano del faro". "Come lo metto? Ma perché il guardiano del faro? All'epoca c'era già Little Tony, Mino Reitano, Orietta Berti, per cui il guardiano del faro". "Ma no, tu sei pazzo". "No, il guardiano del faro". "Ma perché?". "Perché i miei avevano una casa all'Argentario e sotto questa casa c'era un faro ormai disabitato, disattivato, e noi ci trovavamo, noi ragazzi, a suonare la chitarra, a cantare, in questo faro". E da lì è nato il guardiano del faro. Sì, però il nome, al di là del fatto che c'era un faro, mi dà un senso di solitudine. Quando io penso a un guardiano del faro, penso a un guardiano che vive immerso nella natura, davanti al mare, eccetera, ma nella solitudine, con questo rumore di risacca di... Hai perfettamente ragione, ed è assolutamente vero. Questo guardiano del faro ha sposato contemporaneamente due necessità: quella di non dire che ero io e quella di essere collegato alla mia natura. E sono così, sono molto spesso solitario con il pensiero, con la mente, con i desideri, con la mia musica, con la tastiera, con gli strumenti. È sempre libertà, è sempre tanta libertà. Senti, una curiosità, ma poi c'è stato il momento in cui hai dovuto firmare il contratto come guardiano del faro con la casa discografica per la quale lavoravi. E cosa è successo quando ti sei presentato a dire sono io? No, qui devo dire che la colpa è tutta di Rosanna Mani, perché loro continuavano a chiedere alla Ricordi chi fosse questo guardiano del faro, chi fosse questo guardiano del faro, chi fosse questo guardiano del faro. E la Rosanna, che tu ben conosci, ha guinzagliato 25.000 agenti segreti fino a quando ha saputo che ero io. E allora a quel punto è venuto fuori, il capo della Ricordi mi ha chiamato e mi ha detto: "Io non voglio avere un artista, io volevo lei come manager, per cui lei adesso mi firma una carta che rinuncia a tutti i diritti e fa il manager". E io ho detto: "Va bene, senta, già che ci siamo, invece di firmarne una sola, ne firmo due, e la seconda sono le mie dimissioni". E sono andato a dirigere la Phonogram. È una vita avventurosa. Sì, ma scusa, ma allora tu eri e Ricordi, il disco tuo è stato pubblicato dalla Ricordi, però fammi dare un'occhiata, tutti i tuoi dischi sono Ricordi, ah no, RCA questo, Ricordi,
Quindi tu sei rimasto come artista con la Ricordi e poi sei andato a lavorare per la Fonicetta. No, no. No, quelli sono susseguenti di molti anni dopo, perché poi la Ricordi mi ha richiamato e mi ha detto: no, venga a dirigere di nuovo l'edizione. Io ho detto: vengo a patto che mi lasciate fare i dischi come Guardiano del Faro. E quindi quelli sono i dischi seguenti, ma nel frattempo io ero andato via, non facevo più dischi. Dopo il Gabbiano Infelice, per tanti anni la Ricordi non ha fatto dischi. E solo quando sono ritornato a lavorare per loro che abbiamo ricominciato a farli. Senti, è difficile, devo scrivere un testo. No, per una persona che ama la solitudine devo dire che hai fatto parecchi casini, nel senso buono della parola, insomma, ti sei, diciamo. Invece voglio chiedere, perché hai chiamato il nuovo disco Il Venditore di Sogni? Beh, è sempre per quello. Perché cioè? Effettivamente quando sei in contemplazione nella natura, con i tuoi pensieri, con i tuoi desideri, con i tuoi sogni, e li vuoi dividere e quindi li metti in vendita. E io ho messo il mio disco in vendita. Ma l'hai fatto anche in vinile il tuo disco, chiaramente. L'ho fatto anche in vinile, che è molto bello perché veramente piace molto. Adesso aspetta che se trovo fammelo vedere. Ah, che bello! Chi ha fatto quel disegno lì? Io. No, ma tu sei una sorpresa continua, cioè tu fai anche i disegni. Eppure sì. Non è possibile. Fammi vedere il retro, Guardiano del Faro, fammi vedere il retro. Ti si è, eccolo qua. E beh, tu al piano, anche per sancire il fatto che non sei soltanto il Moog, ma il piano, giustamente hai messo la foto di te al piano, dietro. Ok. E poi tu aspetti, vabbè adesso mi devo alzare, devo andare, ma ho fatto anche un libro di disegni. Eh no, vallo a prendere, tanto ti aspetto. Ok. Vai a prendere il libro dei disegni. È una sorpresa. Cioè, che bello parlare con persone che hanno una storia, ragazzi, con persone che hanno fatto delle scelte nella vita, che hanno, e soprattutto che sanno suonare musica. Quando io dico che oggi come oggi i ragazzi imparano a digitare sul computer, ma la musica non è granché. Fammi vedere. Allora, tanto prima di tutto ti dico che mi dispiace molto che non te l'abbiano dati e mandati, e io te li manderò personalmente, poi mi dai l'indirizzo. Questo è il mio libro. Aprilo un po', fammi vedere due o tre disegni. Ma cosa fai con la china? Come disegni tu con la china? No, con la biro. Con la biro? Sì. Ma biro nera? Sì. Fra l'altro dipingere così è molto difficile, perché se fai un errore non puoi tornare indietro. No, ti spiego. Non parto mai con un soggetto. Cioè? Parto sempre con un'idea. Vedi? Sì. Questo c'è dentro anche nel vinile. Dentro nella busta che tiene due dischi il vinile, perché è dentro, io parto con un'idea grafica, ma che non ho in testa. Incomincio a graffiare la carta, insomma, e poi piano piano nascono da solo queste cose. Che bello. Quello bello. È un libro che è stato distribuito dalla Mondadori un po' di anni fa. E già allora, vedi, non è che l'ho fatto adesso il Venditore di Sogni. Già allora era Venditore di Sogni. Certo, certo. Dove sei nato, mi chiedono, Federico, in che città sei nato?
Sono nato a Milano, Ah, a milanese. Milano proprio Porta Nuova, guarda, Che proprio Milano di meraviglia. più Beh, di così non si può dire. Allora, proprio un mese fa ho postato ed ascoltato una lirica dell'anima di Federico Monti Arduini, Il Guardiano del Faro. Per intenderci, il brano era Il Gabbiano Infelice. Eh beh, perfetto, il faro e il gabbiano infelice sono due titoli che si accostano benissimo. Veniamo a noi. Allora, che cosa, perché hai chiamato progetto amore? Perché io non l'ho mai sentito dire progetto amore, ho sempre sentito dire che l'amore è la cosa più importante, l'amore, ma progetto amore, perché? Progetto d'amore, A progetto ma perché d'amore. quando tu parti hai sempre un progetto, e quel progetto, quando tu ti incontri con una persona e senti che c'è una trasmissione tra te e lei, che può essere qualche cosa che diventa importante, ma lì incominci a costruire un progetto. Lì incominci veramente a fare dei piccoli mattoni per costruire la tua casa. Allora, è da un po' che mi stanno dicendo, ascoltiamo la musica e allora noi ci vediamo il video di Progetto d'Amore dall'album Il Venditore di Sogni, Il Guardiano del Thank you.
Beh, Mamma mia. bellissima melodia. Queste note sono onde di poesia. Mi pare di vedere il mare ascoltando questa meraviglia. È come un'onda che ti trasporta verso un'isola sconosciuta. Musica con la M maiuscola. Pensare che mi vado a cercare i suoi brani degli anni 70. Grazie, pensavo fosse sparito. Altro che sparito, è più brillante che mai. Hai concepito un gran bel figlio, guardiano del faro. Un figlio stupendo. Come compone, prima melodia e armonia, mi sembra quasi di ascoltare Jenny. Che bel brano, Federico, grazie. Mi fa piangere, ma sono dei sogni più che dei disegni. Questo è l'immenso, non lo sentivo da tanto. Che meraviglia! È una musica che ti coinvolge, espressione forte sentimento. Maghi, che sguardo pieno di amore alla fine, meraviglioso. Mi è venuta urgenza di comprare il disco, mi ha lasciato senza parole, mi fa piangere. Ma che belle melodie, mi sono emozionato. Bella canzone, ottima musica. Ciao, eccetera, eccetera. Tocca l'anima. Sicuramente dai tempi del periodo non si sentì un brano così. Melodia bellissima, ho sognato di essere in montagna in mezzo alla neve. Ecco, capisci perché l'Italia è invidiata da tutti, perché a questi artisti chiudi gli occhi e parti. Una lacrima è uscita dal cuore. Poi adesso smetto perché altrimenti facciamo tutto il programma con i complimenti che ti arrivano, basta. Che bello, veramente, veramente da brividi. Grazie, Red, grazie molto. Ok. Senti, diciamo che non hai il diritto di non fare più dischi, ti viene tolto. Sì, e bisogna chiederlo a Padre Eterno, però. 80 anni hai, Federico? 82. Quasi 83 fra un mese. Beh, cosa vuoi che sia? Non lo so, se va avanti così va bene. Non ti preoccupare. Ok, Va ti bene, va saluto bene. Federico. No, Ciao. grazie di tutto. Buona musica, Federico. Ciao. Un abbraccio. Il guardiano del faro, Federico Monti Arduini. Mamma mia, ragazzi. Oh, questa sera è una serata importante per We Have a Dream. Prima Nami ha scritto, non l'ho messo perché non c'entrava con lui, che stiamo cercando di riportare in onda il premiato circolante del Barone Rosso, perché pensate cos'è invece di collegarci con Federico Monti Arduini e averlo avuto qui che suonava il piano. Cioè è quello che noi stiamo cercando di fare. E sicuramente adesso ho qualche incontro, ma sicuramente il premiato circolante del Barone Rosso partirà, penso, dai primi di gennaio, adesso vediamo. E quindi, però, torniamo a questa sera perché questa sera noi abbiamo tantissimi artisti e tutti interessanti. Allora, qui c'è Battias, eccolo qua. Ciao. Ciao Reb, ciao a tutti gli amici di We Have a Dream. Io Come stai, Battias? sto molto bene, molto emozionato, il cuore che mi va a mille perché per me già questo è un sogno che si realizza. Poter conoscerti e parlarti per me già è un grandissimo sogno. Senti, Grazie, grazie intanto di questo. ma mettiti un po' più al centro, Sì, perché così quando di qua. al centro, ecco, mi spieghi cosa sono tutti quei, ma dove sei? In una stazione di un mondo di fumetti, dove sei? Questa è praticamente la nostra stanza, la nostra sala prove. E tutto questo l'ho creato io insieme a dei miei amici che mi hanno dato una grande mano a disegnare questi murales. È il mio piccolo studio. Questo ho fatto tutto nell'anno sabbatico tra il liceo e l'università, perché Ecco, mi sono preso una pausa per riflettere cosa vai, vai, fare e va, va, disegnavo. ecco, vai un po', vai un po', vai un po' di qua, vai un po' di qua. No, Sì. no, fammi vedere, ecco, perfetto. Vai dall'altra parte. Poi di qua c'è Rolling Stones e poi Sì, qui ci sono i Blink. Sì. Sono tutte le band con cui siamo cresciuti da ragazzini. E Certo. No, ma vai poi dall'altra vabbè. parte, vai dall'altra parte dove ci sono quelli affari per insonorizzare quei. Qui. Ecco. Sai Ecco, perché? sì. Ecco, mettiti lì. Sai perché ti dico di metterti lì? Sì. Perché tu hai fatto una serie di video che hanno una varietà incredibili. Adesso vi faccio vedere le inquadrature dei suoi video e forse vi ricorderò, ecco, questo è un video. Ecco, vedete, questo è un video.
Questo è un altro video suo. Questo è un altro video suo. Questo è un altro video suo. Come vedete c'è una varietà incredibile, no? C'è proprio la fantasia supera se stessa. Questo è un altro video suo, ok? Questo è un altro video suo, ecco, vedete? Questo è una, ma io sono inondato di video che sono indeciso a scegliere quale, perché ci sono dei panorami, delle cose che sono una diversa dall'altra, sono proprio, come vedete, cambia praticamente la luce, il cappellino e la maglietta, e a volte cambia la chitarra, come vedete. Sì. In realtà è tutto in funzione della chitarra. A seconda della canzone che devo cantare, io mi abbino alla chitarra, perché siccome ne ho diverse, di diversi colori, mi piace un po' essere sì, Mattias, ma mi fai un favore, vai via da quello sfondo lì, che tanto ce lo vediamo dopo. È meglio okay. quello prima colorato, perché tanto già ce lo dobbiamo sorbire per tutti i video, quindi almeno adesso ci vediamo un video un po' di colori. Ho capito, ma con una scusa, ma adesso sei fuori, ma con una sala prova è così bella, ma perché li hai fatti tutti con quello sfondo? Infatti all'inizio volevo farlo con questo sfondo colorato, però volevo che la protagonista fosse la canzone e Dio, perché sono tutti video in acustico, voce e chitarra, non volevo distrarre da altre cose. Soprattutto quando si tratta delle mie canzoni, quindi volevo che arrivassero in maniera netta e pulita, quindi soltanto con quello che mi sentivo addosso per rappresentare la canzone. Ecco, allora tu sei siciliano, sei della provincia di Messina, fra l'altro sono anche venuto lì vicino a Sant'Agata di Minitello a fare una serata. Io sono accanto. Lo so che sei accanto, tu sei a Acque Dolci. Allora, Acque Dolci. Allora, io sono pieno di tuoi video che non posso mostrare tutti, chiaramente. Fra l'altro, i tuoi video sono belli per tu, però è un problema perché tu li fai dal vivo. Sì. E l'audio del tuo microfono non è granché, sento un po' l'eco. Infatti di questo comunque stiamo un po' sperimentando. Di questo devo ringraziare il mio amico fotografo Alfio Manasseri, che si occupa della parte video. E io sono quello che si occupa della parte audio. Ma ha lavorato molto praticamente per fare di 8 video, praticamente ha messo la telecamera sul cavalletto e non l'ha più spostata. Ma era quello che la nostra idea di base. Dobbiamo lavorare sull'audio meglio, sì. L'audio va lavorato meglio. Perché abbiamo iniziato da tre mesi questa cosa. Stiamo lavorando. Senti, adesso io ho un tot di titoli, che sono Ruggero, Capolavoro, Su e giù per la collina, Non ce la faccio ad aspettare domenica, Tramonti, che c'era di bello, ah, perché c'era, e dopo Buttami, Occhi che sorridono e Pellicola. Quali facciamo vedere? Parti da uno. E dopo Buttami, che è stata la prima canzone che ho pubblicato così con questi video. E dopo Buttami? Sì. E non ce l'ho. Maglietta bianca. La maglietta bianca, devo cercare il titolo io. Cioè, fammi dare un'occhiata perché sai che io non c'ho. Ah, eccolo qua. Ah, perché ce ne sono degli altri, cazzo. È che non avevo visto quelli sotto. Vabbè, ok. Allora, e dopo Buttami, lui è Battias con la I con l'accento, ok? Sì, come c'è scritto. Certo. Eccolo qua. Vorrei essere la cartina della tua sigaretta, assaggiarti la lingua da sinistra a destra, in un bianco elegante con la stessa forma, carezzarti le dita
carezzarti la bocca. Vorrei essere nicotina per poterti viziare, entrare nel tuo cuore senza farti male. Ad ogni bacio mi brucio, nel tuo fiato resisto, tanto so che tra un po' ricomincerai presto a volermi di più. Per un'ultima volta tu mi porti con te, anche se non ne hai voglia, e la voglia poi torna, è il tuo vizio più bello. Tu ritorni da me, sono il tuo ritornello. E allora cantami ancora un po', e poi respirami un altro po', ancora tirami vicino a te, e dopo buttami. Cento figli per poterti amare, raccontargli di te, la mia donna ideale. Uscire, partire, andare a fare la spesa, regalarti ogni giorno una nuova sorpresa. Laverei tutta casa, anche se non l'ho mai fatto, per lasciarti il tempo di aspettarmi a letto. Con la voglia di me, il tuo vizio più bello, muoio nel tuo bicchiere pieno di tavernello. Allora cantami ancora un po', ma chi è Antonio Battiè? Perché dicono che ha tre figli strepitosi? Ma chi è Maschiagge, Simone, Moreno e Samuele? Cos'è sta storia? Mi spieghi un attimo. Nostro papà, che ci sta ascoltando dal piano di sopra. Ma in che senso così? Vostro papà? Ma perché? Allora, noi siamo questi. In questo nome c'è la nostra storia, la nostra vita. Noi siamo tre fratelli maschi, tutti e tre musicisti. Abbiamo iniziato da piccoli a suonare grazie a nostro papà e ai nostri genitori che ci hanno sempre sostenuto in questo, e quindi ringrazieremo a vita sempre. Cioè, fammi capire, ma perché uno ha scritto fai come il tuo papà? Perché suona anche il tuo papà? Sì, esatto. Lui quando era ragazzo suonava. Poi quando siamo nati noi non aveva più tempo, quindi poi ha fatto suonare noi man mano che crescevamo. Abbiamo fatto io canto e chitarra, il secondo fratello basso e chitarra elettrica, il terzo fratello batteria, e ad oggi siamo i Battiè Brothers, che sì, viviamo okay, di musica. Ok. Ma voi siete normali? Siamo no, originali. Ti spiego anche perché. Scusa, tu suoni la chitarra, un altro fratello suona il basso e un altro la batteria. Sì. Che cazzo ci fai da solo con la chitarra? Perché non siete in tre? Ah, per questo. Allora, c'è da dire che sì, effettivamente è vero, però siccome stiamo prendendo delle direzioni, il progetto Battiè Brothers, con cui suoniamo in band con i miei fratelli, facciamo prevalentemente cover, e quindi facciamo musica di vari generi, facciamo le feste, suoniamo un sacco in Sicilia. Il progetto Batias è nato invece perché sono prevalentemente le mie canzoni e soprattutto ancora non sono prodotte, quindi soltanto io in mente come il testo e la musica. Quindi per adesso le stiamo facendo in una maniera un po' acustica, però piano piano le vogliamo produrre e poi riproporre in band, sicuramente questo. Allora, dei tre tu sei il più grande, quello di mezzo o il più piccolo? Sì, il più grande. Qua, il più grande, ok. Quindi cosa succede? Che gli altri non riconoscono il tuo
potere, perché se sei l'unico che scrive, gli altri dovrebbero accodarsi. No, in realtà, allora, il piccolo, che è il batterista, lui adesso sta intraprendendo lo studio della musica elettronica, quindi sta facendo delle cose anche lui molto inerenti a quello che gli piace, più sul personale, quindi si sta specializzando in questa cosa. Il secondo fratello, diciamo che coltiva la musica ormai solo per hobby, perché ha deciso di proseguire con la carriera universitaria e quindi suona soltanto nel tempo libero. Io sono quello che scrive e canta, quindi anche se in questo momento non sono arrangiate, mi butto anche da solo, però sicuramente in futuro le produrremo insieme complete. Un'altra canzone. Allora, vorrei fare un regalo ad un grande amico bolognese che è un autore di testi. Infatti il testo della prossima canzone che vorrei fare sentire l'ha scritto lui e io ho fatto la musica, quindi è stato per me il mio primo esperimento per adattare la mia visione di musica su un testo che non era mio. Lui si chiama Paolo Agrestini e la canzone è Capolavoro. Allora, adesso cambiamo scenario, eh. Se prima eravamo in uno studio, adesso siamo in uno studio, se prima eravamo dietro, però cambiano i colori e il cappello, credo. Esatto. Battias, sì. Capolavoro. Preziosa come la Mona Lisa e misteriosa più della Sfinge accisa, nervosa come una sposa in chiesa, a volte un po' indecisa come la Torre di Pisa, profumi come fragole ciliegia, sei cioccolata con dentro la sorpresa morbida e colorata, un quadro di Chagall, ecco qua. Allora, senti, dunque, da quanto tempo suonate voi tre fratelli? Il primo che ha incominciato sei tu, perché sei quello più grande, sì. Giusto? Esatto, io ho iniziato a 12 anni, ne ho 33, quindi un bel po' di anni. Poi man mano che, adesso che suoniamo insieme in maniera fissa, così assidua a fare le serate, da 10 anni, quindi abbiamo collezionato un bel po' di esperienze in giro per la Sicilia. E devo dire che siamo fortunati in questo, perché... Sì, ho capito, ma riuscite a mantenervi di musica? Sì, 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 adesso sì. Fino a qualche anno fa era un po' difficile, ma adesso ci dedichiamo solo a questo. Tutti i giorni dell'estate siamo impegnati, e soprattutto già questo è realizzare un grande sogno, perché non è facile.
Senti, ma come Battias Brothers, che cover fate principalmente? Praticamente la nostra arma vincente è stata nel tempo non darci mai limiti. Abbiamo iniziato con un repertorio rock anni 70, quindi le classiche band americane, tutti i repertori Guns N' Roses, Bon Jovi, Led Zeppelin, Dire Straits, e prima facevamo solo questa musica. Poi abbiamo sperimentato la musica pop americana e inglese, musica cantautorale italiana, tutti i cantautori, Dalla, De Gregori, Battisti, musica folk siciliana, musica dance, musica spagnola, quindi praticamente facciamo di tutto, e questo ci permette adesso di vivere di musica, perché i nostri concerti non sono solo dei concerti, ma delle vere e proprie feste, e di questo ovviamente ringraziamo chi ci dà fiducia, tutti i locali, le piazze e anche per gli sposi che ci chiamano per i loro matrimoni, per la loro festa, e ci preferiscono. Per noi già quello è un grande attestato di stima per quello che facciamo, quindi ovviamente grazie a tutte le persone che ci hanno supportato fino ad ora. Ok, allora, quale canzone sceglieresti prossima? Perché non è detto che te la mando, perché Roberta ne ha scelta una, quindi vediamo se collima. Quale canzone sceglieresti? Allora, se è l'ultima, sceglierei Tramonti. È quella che ha scelto Roberta, perfetto. Perché Tramonti? Perché... non riesco a dire la mia preferita, perché quando scrivi canzoni non riesci a dire la mia preferita, sono un po' come delle figlie, però è la canzone che fino ad ora mi ha dato più soddisfazioni, e soprattutto è arrivata alle persone che già cominciano a conoscerla e mi hanno dato tanta fiducia su questa canzone, e vuol dire che arriva il messaggio per come l'ho scritto, e mi piace tanto. Senti, la prossima volta che ti incontro virtualmente o di persona dovete essere in tre, eh? Okay, power trio. Grazie. Ok. Riferisco allora... ai fratelli, anche se stanno seguendo già la diretta, quindi Moreno e Samuele, tenetevi pronti. Ok, allora lui per ora è da solo e si sente che manca qualcuno. Mancano due componenti. Eccoli qua. Comunque per adesso questo è Tramonti. Ciao. Lui come nome si chiama Battias, in realtà lui è Francesco, come ti chiami tu? Francesco Simone? Francesco Simone Battia, sì. Francesco Simone Battia. Tramonti, Battias. Dei tramonti in mezzo a noi, della luce delle stelle quando aprivi gli occhi tuoi. Ho in una tasca il tuo sorriso, nell'altra tasca tengo il mio. Così cammineranno insieme, senza dirsi mai addio. Ho una vita che mi spinge, vuole che io sia all'altezza, per guardare fuori il mondo e non soltanto la mia stanza. Ho una vita che ha la forma dei miei giochi da bambino. Come vedi sono molti, non li ho tolti e c'è un casino. E da anni ti cercavo con la tua foto in una mano, quella bimba che correva con in mano il suo aeroplano. Ed ora che si è trasformato in un bellissimo aquilone, solo un filo vi divide e tu non vuoi lasciarlo andare. Mi ricorderò di te, dei tramonti in mezzo a noi, della luce delle stelle quando aprivi gli occhi tuoi. Ho in una tasca il tuo sorriso, nell'altra tasca tengo il mio. Così cammineranno insieme, senza dirsi mai addio. Non ha senso senza te che eri il cielo. C'è una nuvola sbiadita nei tuoi occhi arcobaleno, con il vento si è smarrita, presto tornerà il sereno. Nell'universo celestiale, blu profondo come il mare, siamo aggrappati.
le spalle forti per poterti sostenere, ma ciò che pesa sono i sogni ed io li annego in un bicchiere. Mi ricorderò di te, dei tramonti in mezzo a noi, della luce delle stelle quando aprivi gli occhi tuoi. Ho in una tasca il tuo sorriso, nell'altra tasca tengo il mio. Così cammineranno insieme senza dirsi mai addio. Nelle stelle quando aprivi gli occhi tuoi, se esci con il tuo sorriso porta lo spasso con il mio, così cammineranno insieme senza dirsi mai addio. Mattias, no, Mattias, allora visto che stai ancora ascoltando audio, sì. Non fare più queste robe, ok? No, ok, grazie. Questa volta te l'ho passato perché è una bella canzone, prossima volta mi impegnerò di più, promesso. Grazie, bravo, mille per questa grandissima, bravo, opportunità, è un sogno. Grazie. Ciao a tutti. Mattias dalla Sicilia. Allora ragazzi, lei si chiama Lori e io l'ho già incontrata in passato, mai di persona, sempre in collegamento, però il suo nome d'arte è Malady Desif. Ciao! Ciao! Che felicità rincontrarti, anche se non posso toccarti ancora una volta. Siamo alle solite, purtroppo non mi vedo in sincro, ma è tutta colpa mia e non importa. No, guarda che sei perfettamente in sincro, non ti preoccupare. Perfetto, è qui da me, quindi non mi preoccupo. Tu non guardare l'immagine, guarda dritto nella telecamera. Guardo te perché ti vedo perfettamente in sincro e poi esatto, è meglio. Esatto. Senti un po', come stai? Non male, devo dire, non male. Perché l'ultima volta tu ti chiami Malady, però sì. Hai attraversato anche la malattia, cioè tu proprio... Attraverso ancora. Ah, ancora? Io sono, sì, sono una resistente, non resiliente, non mi piace tanto come termine, perché resilienza significa un po' farsi tirare indietro per ributtarsi avanti. Mentre invece, niente, io sempre avanti. Okay. Sì, continuo, è una cosa che dovrò, con la quale dovrò convivere, devo convivere, e io sono felice perché mi sento fortunatissima. Tantissime persone, considero, ho iniziato questo percorso nel 2008, per quello che io so, per quanto ne sappia, e siamo nel 2023, io sono una privilegiata. Cioè, perché in teoria avresti già dovuta volare via da questo pianeta? Beh, sì, andare a visitare altre dimensioni, considerato che mi hanno tirato su per i capelli, hanno pescato al terzo stadio, e ci sono rimasta per tanti anni, perché sono stata ben seguita, ben consigliata, e perché ho voglia di esserci. Scusa, ma tu hai scelto il nome Malady Desif dopo che hai saputo della malattia? Dopo, ma in realtà è, diciamo, la ragione è un po' mista, non è soltanto legata a questa avventura o disavventura, è legata anche a un brano che tu hai mandato, questo videoclip già
Già altre volte te l'ho mostrato per la prima volta a Fiat Music, era nel 2018 nel camperino a Castellammare di Stabia. E quel brano che ho scritto molti anni fa, scrissi molti anni fa, poi ebbe in dono questo magnifico videoclip pluripremiato qualche anno dopo. Ed era comunque dopo la scoperta della malattia, quindi diciamo il titolo del brano è Maladie, in realtà faceva riferimento a una malattia del cuore, una malattia sentimentale, ad una Ah. storia d'amore essenzialmente. E diciamo poi il progetto successivamente ha mutuato questo nome. Anche scaramanticamente. A proposito, come ti permetti di chiedere a una napoletana di collegarsi per un'intervista con te il giorno 17? Perché io non credo in queste cose, cioè Nemmeno io. credo in un altro tipo di numerologia. Tu quando sei nata? Che giorno sei nata? 24, Io sono nata di 24. quindi 426. Eh? Cos'è? È È un 6 anche lei? un 6 come me. Tu sei un 6 come me. Quindi 6, poi dobbiamo vedere il karma. Io sono un karma 7, tu che karma sei? Lo sai contare il karma? Allora, per contare il No. karma, allora tu devi aggiungere, ad esempio, tu sei il 24, 426, poi aggiungi il mese, fai il calcolo, poi c'è per l'anno, ok? Poi aggiungi i numeri dell'anno, quant'è? Sì. Fai la Mi fine, dimmi sommo uno per uno? uno per uno, tu sommi tutto uno per uno, Allora, dimmi il mese, risultato 2, finale. andiamo a 6, andiamo a 8, poi andiamo a 9, poi andiamo a 18, poi andiamo a 25 e poi andiamo a 27. Devo sommare anche 2 e 2, 7, 2, 6, 9,7? No. sei un 6 karma 9. Quindi oggi è giorno 8, non mi intendo di numerologia, ma non è questo. Ma dove abiti? Napoli, Napoli tu? Allora, no, mi trovi qui per caso, io in realtà sono abbastanza girovaga, di base sono di origine campana, ma di base sarei sempre, quasi sempre comunque a Roma. Negli ultimi anni sono stata tanto spesso a Caserta, in questi giorni, un caso, sono sfrattata di casa perché ho i pittori, e quindi sono casualmente nella casa paterna appoggiata, in una città. In provincia della Napoli che tu ami tanto, so tu ami tanto, e, a Nola. Nola, che è una città che in primo luogo diede i natali a Giordano Bruno, filosofo da me molto amato, ma penso da molti liberi soprattutto liberi pensatori, e luogo di morte in quanto luogo di villeggiatura dell'imperatore Augusto, ed anche nota perché, nota insomma, non so a quanti, ma diciamo si pregia di celebrare con un clou una volta all'anno, ma la cosa dura tutto l'anno, una festa cittadina che è patrimonio dell'UNESCO, che è la festa dei Gigli, una festa molto spettacolare che rientra nel circuito delle macchine da festa. E il clou si svolge alla fine di giugno, in realtà è dedicata, poi in realtà è una festa di origine pagana, derivante dalle feste dei Mai, feste della fertilità primaverile, dove appunto venivano più che altro costruiti questi carri. Quasi sempre che alludono a carri o costruzioni che alludono a forme falliche, proprio per celebrare la fertilità, rivestiti di fiori. E in questa località queste macchine sono nel tempo diventate alte più di 30 metri, vengono ciascuna portata a spalla da 120 persone contemporaneamente. Ameresti molto il fatto che viene composta ogni anno per 8 macchine più un'altra che ha forma di barca, non ti sto a raccontare insomma i motivi per cui è fatta così, musica d'occasione.
E ciascuno di queste macchine porta su di sé l'intera, una volta orchestra con i fiati, adesso c'è una band sostanzialmente con amplificazione e quant'altro, e si svolgono una serie di esibizioni, processione per le vie cittadine, è una cosa molto spettacolare. Non ti sento più e non sento più Sì, neanche me. no, Ah, no, ora sì. sì. Anche io quando pari tu mi muto. Senti Lori, allora, visto che il brano che, diciamo, il primo brano, quello dove sei esplosa, che ti ha dato anche il nome, è Maladie, ed è una malattia d'amore, per un amore finito male, come siamo messi in amore? Ma queste sono cose private, noi in amore siamo messi bene, nel senso che ho una vita piena d'amore di varia natura e vario genere, amore umano, amore per le passioni, amore per gli animali, sono una gattara persa, quindi sì, siamo messi bene, Ho capito, senza sei un... Senza, single. no, non sono single, No! no, non sono single. Avevo messo al primo posto l'amore umano, insomma, l'amore Ah, sociale, diciamo. No, non sono ok. single e Ma ne sono la persona che è felice. accanto a te è nel mondo della musica o no? No, 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 non è nel mondo della musica. È completamente in un altro ambiente e questa cosa in parte costituisce un arricchimento, in altra parte è anche motivo di confronto, a volte anche acceso, perché sai, diventa anche un po' difficile gestire il tempo da dedicarsi, perché chi è impegnato prevalentemente di giorno e chi è impegnato, come nel mio caso, sia di giorno, sia di sera, sia in settimana, sia nel fine settimana, insomma, Vabbè. diventa Beh, abbastanza difficile, ma va bene. ogni tanto scrivetevi una cartolina, infatti mi mandate i saluti. No, 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 ma, no facciamo, è ben più che scriversi una cartolina, nel Allora, senso che senti, siamo spesso no, insieme. siccome voglio mettere iniziare, c'ho due video tuoi, vorrei mettere entrambe, Tic Tac. Tic Tac è un brano dove tu sei dal vivo, c'è una Sì, band. Ecco, è la mia band, il Maladie de Zif, in realtà, Ah, i io non sono Maladie mai de con Zif è me. una band, esatto. Fai Sì, molti non siamo mai, concerti, non sono mai con me. No, riesci a ahimè. fare. Perché no? No, ahimè, è molto difficile. Io ho ascoltato con grande soddisfazione l'intervista interessantissima che hai svolto prima di me con Batias. Sono veramente felice per lui che riesca a vivere di musica. Risulta difficile per integralisti come me, come i miei compagni d'avventura, i Maladie, portare, diciamo, il messaggio un po' integralista del noi veniamo a proporvi la nostra musica originale, al primo ascolto non la riconoscerete e quindi magari sarà un po' complicato fare i numeri in prima battuta, perché è un po' quello che interessa poi a chi organizza eventi e chi organizza spettacoli, e quindi è molto difficile suonare dal vivo per noi che principalmente portiamo fuori la nostra musica, lo facciamo a spizzichi e bocconi, frequentando festival, frequentando ecco, rassegne, premi, questo sì, e per fortuna, meno male che ci sono, e anche tanti molto seri e molto ben organizzati, però ecco, andare a, diciamo un po' volgarmente, vendere la propria arte quando non è mainstream, ecco, è molto molto difficile. Poi pensare a tante cose contemporaneamente, scrivere, produrre, andare in giro per proporsi, magari provare ad avere un booking, si chiama, no? Un'agenzia che ti porti Certo. in giro, insomma, è una cosa che impegna tanto e impegna più probabilmente delle 24 ore di cui è fatta la giornata di una persona.
Allora, vediamo questa tua band con te dal vivo, il Melody Decisive, il brano è Tic Tac. Cosa vuol dire Tic Tac? L'orologio. Lo scorrere del tempo è un modo per significare lo scorrere del tempo e rappresentare quanto anche un breve lasso di tempo possa influire sulle sliding doors, no? Sugli eventi della vita delle persone, anche modificare in un modo o nell'altro le scelte, far prendere una direzione piuttosto che un'altra ad un bivio. Buffalo Soldier dice verissimo quello che dice, farsi notare con i pezzi originali è tosta, piuttosto delle cover. Quindi adesso ci vediamo lei che è Malady de Zif, TikTok. Allora, dunque, c'è un po' di jazz, c'è un po' bel sound, ti prende l'attenzione, bravissimi musicisti, voce splendida, a me piace una voce particolare, decisamente banale, c'è un misto, io ci sento, è un misto tra un po' di jazz, un qualcosa di brasiliano lontano, però, e poi certe canzoni degli anni 60, un po' di con le colonne sonore di film, che c'era questa voce, tutto quello. Vedo, è tutto molto, molto delizioso, devo dire. Grazie di averlo riconosciuto perché diciamo c'è abbastanza ricerca dietro questa cosa e
sono un po' le contaminazioni che vorremmo, avremmo voluto emergessero, e per fortuna qualche volta ci riusciamo. Posso salutare ragazzi, Certo. Roberto, Mimmo, Eugenio che scrive i brani con me, Eugenio il chitarrista con cui scriviamo i brani, e Fabrizio. Li rivedo sabato, andiamo a fare, cercare di fare la nostra bella figura al Roma Music Festival, speriamo bene. E dove vi esibite sabato? Roma Music Festival dove? Teatro Golden, si tratta comunque di una fase iniziale di selezioni, poi ci saranno le fasi finali più E avanti, che spero di esserci. e quale brano fate? Faremo Origami, Ah, che è l'ultimo origami. singolo uscito, anzi approfitto per salutare l'etichetta The Lab Music Factory che ci ha Sì. così, così felicemente accolto nella sua famiglia questa primavera. Allora, Franco, ciao, Franco Iannizzi, Marco Mori. è giusto salutare tutti. No, volevo dirti questo. La scelta su quale brano fare è un casino. Ti dico perché. Tic Tac è un brano che arriva molto più immediatamente di Origami. Ma mio caro Red, Tic Tac, non potremmo riportarlo al Roma Music Festival, l'abbiamo portato l'anno scorso e abbiamo vinto il premio New Hit. Ah, Poi che ecco. sia stata una hit o meno, qualche numero l'ha fatto su Spotify, ma insomma. Bene, 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 bene. No, no, perché sai, uno dice che visto che è il primo ascolto, è un concorso, per andare avanti devo scegliere il brano Vero. che arriva subito immediatamente. Tic Tac ti arriva subito. Origami è più sofisticato. Ancora di più, se possibile, sì. Mannaggia Eugenio e il suo zampino qui, eh? Lui è Vabbè. molto Allora, progetto, veloce. Antonello Brunetti è un musicista, progetto davvero molto interessante, bravi, grazie a Robin e Red per farci conoscere sempre buona musica vera. Sì, diciamo che bravissima Maladì, un po' di Brazilian rock, vedi che lo riconoscono. Allora, Origami è un'arte che richiede molta pazienza, l'origami. Perché hai fatto un brano sull'origami? Anche la musica richiede molta pazienza, anche la vita che facciamo richiede molta pazienza. In realtà è un po' una metafora del sapere attendere, ecco. Se non fossimo persone che sanno attendere, né io né tu prima di me, come esempio, e nemmeno Federico, il guardiano del faro, e nemmeno tante altre persone che con pazienza, forza, hanno portato avanti le loro idee, le loro passioni per tanto tempo, con impegno e passione, senza fretta di arrivare, ecco, non sarebbero dove sono, perlomeno non sarebbero ricchi di spirito quanto sono. E quindi è un po' questo, questa l'arte dell'origami, protagonista in realtà della storia raccontata dal brano e un pochino anche tra le righe espressa dal videoclip, è un filo, ecco, vuole presentare qual è il filo che lega tra loro le persone che vivono immerse nella pazienza, che preferiscono, per parafrasare un po' Luciano De Crescenzo, preferiscono vivere piuttosto che a lungo in profondità, e quindi costruire tutto mattoncino dopo mattoncino. In più il protagonista è un origami in forma di gru, e la gru nell'arte dell'origami è considerato buon auspicio, buona fortuna e appunto augurio di felicità. Ok, allora ci vediamo questo origami Maladie de Zif. Un origami.
stata presente, io certamente avrei scelto che cosa sarebbe stato meglio allora per lui. Tu sfogliavi le carte, non parlavi e io ti seguivo con gli occhi senza essere lì. Iniziavi a piegare e formare quella vita senza di noi. Passavi da un lato e fermarmi. Ciao, ma cosa ci fai qua? Per un attimo penso, forse è meglio di no. Un attimo aspetta, ma poi io lo so che non è il caso. Ma guarda, ho fatto questo per te. Un origami. Ecco qua, Maladite Sif. Allora, Origami, senti, chiaramente chiedono, te l'avrei chiesto anch'io, cos'è quell'affare che sei sul naso poi arriva dietro? Perché ho letto credo che sia, qualcuno lo credo, chiedeva. Sì, fra l'altro mi sono spariti i commenti, cioè ho soltanto i commenti di YouTube, mi sono spariti tutti i commenti di Facebook, non lo so perché, ma non li vedo più. Quindi mi chiedo scusa con quelli che stanno commentando su Facebook, ma io non vedo i commenti di Facebook in questo momento, quindi mancano un tot di commenti. Vabbè. Che cos'è? Perché in qualche altro video ce l'hai questa roba qui, cos'è? È un monile, un gioiello da viso. Ho iniziato a... Allora, io amo, sono una grande appassionata, abbiamo già parlato qualche volta di questa cosa, grande appassionata di fantascienza. Tutto quello che ricorda un po' ciò che potrebbe essere fuori da questo globo mi affascina tantissimo. E tutto quello che ricorda un po' le scenografie e i costumi dei prodotti di fantascienza degli anni 60-70 mi attira in modo irresistibile. Ho trovato questo monile, l'ho fatto mio e ho cominciato a indossarlo, è diventata una specie di coperta di Linus. Quindi credi nell'esistenza degli extraterrestri? Se ci siamo noi è impossibile che non ci sia anche qualcun altro. Ok. È una cosa che sta nella matematica, sta nei numeri. Ma stanno arrivando? Ma chissà che non siano già arrivati anche più volte.
Ah, ok, va bene, va bene. Allora, buon concerto a Roma, buon Roma Grazie. Festival al Teatro Golden, Golden, sì. e Grazie. buoni concerti, fai i complimenti ai tuoi musicisti, buona musica, però non ti ho fatto l'unica domanda che dovevo farti. Hai un disco fuori? Al momento fuori, se vogliamo chiamarlo disco come piace a noi, cioè fisicamente, ahimè no, ho questi due singoli, Tic Tac e Origami, che sono su tutte le piattaforme, E e a basta. breve ne usciranno anche altri, Ok. quindi se vogliono riascoltarli, se qualcuno vuole riascoltarli, noi ne siamo più che felici. Bene, io ringrazio Lori, Maladie Désif. Ciao bambina. Ciao. Grazie Gabri, buon proseguimento. Ciao. Ah, Maladie Désif. Deborah Bontempi, che è una musicista, dice brava, molto brava. Esatto. Marco Fara, è praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Io ringrazio anche che l'avevo prima non potevo intervenire, ma ringrazio Pierangelo Maccabiani che ha fatto un super sticker, grazie Pierangelo. E adesso che cavolo sto facendo? Ah no, mi è partito un video che non doveva partire, ma me è partito sul mio computer. Allora, bene. La cosa bella di We Have a Dream è che se ci pensate, alla fine esploriamo mondi uno diverso dall'altro. Cioè, nel senso, è come se apri uno scenario, lo chiudi e te ne trovi un altro che è completamente diverso. Io vorrei farli vedere tutti i suoi video, però vediamo se ci riesco. Perché io spesso mi chiedo, in questa era in cui stanno accadendo cose che non sono mai accadute nella storia dell'umanità, gli artisti dove sono? Perché gli artisti sono totalmente assenti. Lui no, lui è presente. Il nome d'arte è Frabolo. Ciao. Buonasera a tutti. Mamma mia, che voce profonda che c'hai. Buonasera a tutti. No, ma perché sono stato zitto tutto questo tempo e ora è calda, è calda. Ah, è calda, ti vedevo che stavi assistendo a tutto. Senti, tu ti chiami Francesco, dove abiti tu? Io sono toscano, abito a Cecina in provincia di Livorno. Bene, allora partiamo subito. Dunque, io sono in de cioè, son tu, io ho quattro video tuoi, li vorrei mostrare tutti. Intanto, con quale vuoi che cominciamo? Poi ti dico se sono d'accordo o no. Andrà tutto bene, come no? Forse, non so. No, quello è il tuo ultimo video, lo metterai per terzo. Come vuoi tu? Come vuoi tu? Allora, io vorrei partire con Sgomento. Ok? Ok. Sgomento perché? Perché tu sei. Nel video sembra quasi come un'antenna sopra le nuvole, sembra quasi che tu sia fuori da questa antenna, non lo so perché, che cos'è lo sgomento? Quella è la prima domanda, poi dopo te ne faccio un'altra. Perché sgomento? Beh, sgomento è stato il sentimento che mi ha accompagnato per tanto tempo e che poi si è, negli ultimi 4 anni, si è trasformato probabilmente in consapevolezza, in consapevolezza di qualcosa che stavo facendo già, ma che dovevo approfondire. Tra le altre cose, Sgomento è il primo brano che ho scritto un po' dopo quella che io un po' definisco un po' rinascita per certi versi, cioè nel momento in cui 2019-2020 è iniziato tutto, tutta una roba strana che era già iniziata da prima. Però
nel 2020 ci hanno dato proprio quella scossa in fondo alla schiena, e molti di noi che si sarebbero probabilmente svegliati, sicuramente, molti di noi hanno avuto un'accelerazione in questo risveglio. E sgomento è stato un po' l'inizio, di un qualcosa che già stavo facendo, che però sia un po' più definito. Mettiamola così. Beh, devo dire che è stata la controindicazione positiva della dittatura, no? Il risveglio Beh, di tanti. certo. Beh, fondamentalmente è stata una benedizione per qualcuno. Senti una cosa, l'altra domanda che ti faccio, e prima che la facciano gli altri, anche perché è così evidente, perché c'è sempre un ombrello nei tuoi video? Tranne in uno, però c'è sempre un ombrello. Ok, allora, ovviamente ognuno ci vuole vedere, ci può vedere quello che vuole. Magritte, che è uno dei miei pittori preferiti, diceva, bisogna che la pittura, abbia una funzione, diversa dalla pittura. E secondo me anche un po' la musica dovrebbe avere una funzione diversa dalla musica. Io volevo che nei miei video si rappresentasse anche un po' determinati concetti. L'ombrello è ovviamente un riparo da tutto quello che ci sta piovendo addosso, ma allo stesso tempo, e questo è una cosa che poi ho affrontato nei video che sono seguiti dopo, l'ombrello può diventare anche probabilmente una comfort zone, ok? Un qualcosa che probabilmente ci limita. Forse a volte la testa fuori dall'ombrello per vedere effettivamente cosa c'è che ci sta piovendo addosso, forse dovremmo mettercela. E sgomento era il Difatti, primo alla punto. fine tu hai l'ombrello durante il video, poi quando comincia a piovere non c'è più l'ombrello, sei sotto l'acqua, non ti protegge più. Esatto, mi prendo Cioè tutta. rinunci alla protezione, ti butti fuori. Vabbè, questo lui è frabolo o frabolo, non so com'è, frabolo o frabolo? Frabolo. Frabolo. Frabolo che sembra fra. Come fra fratello, come frate e bolo. Frabolo, questo è sgomento. Ciao Francesco, come stai? Ti vedo triste. Hai la stessa faccia di quando quel discografico ti disse che non potevi fare come cazzo ti pareva. Infatti, ancora lì che aspetta tue notizie. Sì, belle canzoni, peccato che sono poco redditizie. Comunque di sfondare con il rap ormai non se ne parla. Prova come porta pizze. Sai, certi pensieri mi mettono i brividi, così li metto in rima solo per esorcizzarli, dopo averli conservati a lungo in freezer. Guarda nella mano quanti calli. Sono un segaiolo con la penna, che ogni volta fa le bizze. Quando cerca un po' di ispirazione non la trova, ma la troverò, devo solo insistere. Dai, fammi provare, è giusto che ciascuno ci abbia le sue fisse. Ma Francia, che ne dici se aspettiamo insieme che arrivi l'apocalisse? Così almeno festeggiamo in compagnia. È da un po' di tempo ormai che non facciamo più nuove amicizie, diciamo da quando è scoppiata questa pandemia. Oh, ma non dirmi che anche tu sei tra quelli che dicono che il Covid non esiste e che ha tutto inventato, su, per cortesia, sono stanco di tutte queste teorie complottiste. È colpa dei cinesi o di Bill Gates? Sicuramente c'entra la massoneria. Avete mai sentito parlare del Deep State? Forse qualcuno penserà che sono affetto da schizofrenia, viste le mie movenze, le mie esigenze e le differenze artistiche. Ma che genere di musica è questa? Mi chiedono la mia. Rispondo quindi, raga, prendetemi con le pinze. Faccio quando passo da un argomento all'altro, tuttavia, per me è sempre stato uno spasso dare sfogo a tutta la mia fantasia. Parlando con fantasmi come fa Melinda in Ghost Whisperer. Comunque sia, i beat sono una garanzia. E se non ti piaccio, chissene. Che se ci fosse un po' di meritocrazia, con questa roba io ci avrei già fatto un business. E invece. Anche stanotte io non mi addormento, perché sto con l'ombrello che ho un presentimento. Fuori non piove, ma pioverà dentro di me. E tutte le volte mi sale lo sgomento. Lo sgomento. Ciao Francesco.
Francesco, come stai? Tutto bene? No, perché continui a parlare da solo e non lo so se ti conviene. Dici un sacco di stronzate, chi ti ascolta nelle palle piene di questa tua perenne insoddisfazione che ti prende sempre ogni volta che ti guardi dentro con la lente. Di gradimento non tiri fuori niente, nemmeno una canzone che sia un minimo decente. Ma tante gente come butta, sì lo so, la situazione tende ad essere alquanto assurda. Infatti un po' mi turba sapere cosa ho socializzato di recente e solo ha rifatto orto frutta. Ma chi ci lucra con questa crisi che è voluta, frata, che sta quale entità noi sconosciuta? Pensi davvero che l'umanità si sia evoluta? Risparmiamoci la predica. Il mio è un flusso di coscienza, una seduta terapeutica che per quanto patetica vi possa sembrare a me mi aiuta molto più dell'AstraZeneca o di qualsiasi altra cura medica. E non c'è via di fuga se non quella che si genera nell'anima quando diluvia. E anche stanotte io non mi addormento perché sto con l'ombrello che ho un presentimento. Fuori non piove ma pioverà dentro di me. Tutte le volte mi sale lo sgomento. Lo sgomento. Lo sgomento, lo sgomento, mi sale lo sgomento. Lo sgomento, lo sgomento, lo sgomento, mi sale lo sgomento. Ciao, in tanti, dunque tu ti chiami Francesco Bolognesi, tanto per cominciare, in tanti hanno scritto, poi non ne ho messi tutti, che Eminem, guardate che Eminem si scrive senza H, Eminem, artista coraggioso, ad esempio, che bravi questi giovani, e vai l'Eminem italiano, addirittura, l'Eminem o Caparezza, tu ti identifichi in qualcuno dei due nei quali loro ti riconoscono o no? Allora, ovviamente io sono cresciuto con la musica di Eminem, però credo che gli idoli servano per essere distrutti. E io Eminem, nonostante ovviamente sia Eminem, ok, ma fa parte di quell'umanità che faccio fatica ormai a prendere in considerazione, non per presunzione, ma perché penso di aver fatto un'altra scelta. È assolutamente indubbio che hai un'altra scelta, soprattutto una scelta anche sul testo e sul significato dei testi, anche rispetto a Caparezza, ad esempio, secondo me. Ah, vabbè, domanda classica che non ti volevo fare, ma perché Frabolo? Perché mi chiamo Francesco Bolognesi, quindi sono le iniziali tra Fra, Francesco, Bolo, Bolognesi, e non mi sono neanche scelto io il soprannome, sono stati gli amici di mio fratello quando io avevo 4 anni, quindi non ho neanche la soddisfazione di dire che mi sono scelto il soprannome. Okay. Senti, secondo video che propongo è Outsider, me lo racconti? Perché all'inizio sembra quasi che tu abbia fatto già nei titoli un follow up di quello che succedeva. Cos'è Outsider? Beh, sì, Outsider, io all'inizio del video arrivo con un ombrello completamente distrutto e lo getto, forse perché ho capito che devo farne a meno. E quindi è un po' un passo avanti rispetto al brano che abbiamo sentito adesso. E cerco sempre un po' di seguire uno storyboard che ho io un po' in testa e che comunque mi auguro venga, come dire, recepito. E Outsider perché mi sono oggettivamente ritrovato insieme a pochissimi altri, non dico neanche artisti perché io non mi considero un artista, ma uno che si esprime con la musica, che è diverso, e siamo stati pochi a metterci la faccia e soprattutto ad incarnare quei valori
che abbiamo sempre portato avanti. Io, tu prima hai detto dove sono gli artisti. Probabilmente non io mi chiedo, ci sono persone, artisti che hanno costruito la loro credibilità musicale su determinati temi sociali, determinati valori, e nel momento in cui tu questi valori, questi temi li devi incarnare, perché è arrivato il momento di incarnarli al 100% e non lo fai, allora c'è qualcosa che non va. E io vorrei citare alcuni nomi di uomini, perché per me sono uomini, non sono artisti. Vorrei citare Andrea Ra, Margherito, i Rondo della Foca, che fanno metal, che quindi è un mondo totalmente diverso dal mio, ma sono ragazzi che ci hanno messo la faccia e l'hanno fatto. Sei sparito. Del dissenso, ma l'hanno fatto perché questa è la loro missione, e sono anche loro tutti degli outsider. Certo, fra l'altro Andrea Ra mi ha scritto anche oggi, e quindi è un grande. Allora, ci vediamo outsider. Quando hai detto vorrei fare dei nomi, avevo paura, temevo mi facessi i nomi dei negativi, cioè quelli che si sono riempiti la bocca col coso, con valori, e poi li hanno totalmente trasgrediti. C'è una lista che di artisti che hanno firmato un appello all'allora Presidente del Consiglio Draghi, e quella lista è una lista che rimarrà nella storia, mi dispiace per loro. Allora, questo è Outsider, Frabolo. Bella Fra, come stai? Me l'hai già chiesto, dai, non ti ricordi, ma che botta c'hai? Altro che hype, mi sale sempre lo sgomento a me quando penso che tanto ormai la maggior parte della gente non gliene frega più niente della musica. Se non fai abbastanza views o like, e guai se parli di argomenti scomodi, che qui c'ho bisogno di leggerezza, ma quando lo capirai? Che certi testi sono controproducenti? Sarà che siamo diventati tutti più pantofolai e ci basta avere Netflix per essere contenti, storcendo il naso solamente quando non ci va il wifi. Ma che mi prendono accidenti, dicono che sono tra i migliori rapper emergenti, eppure quando esce il mio disco i numeri su Spotify non sono poi così del tutto promettenti. Ma tu lo sai quanti talenti ci sono sparsi per il web, che se li senti in confronto a tutti quelli che adesso vanno in classifica sembrano Kendrick. Che vuoi parlare a me di rap? Dai, così mi offendi. Non voglio un pubblico di ragazzini deficienti che ti ascolta solo in base a quanti dischi vendi. Preferisco di gran lunga morire da gnota e grattare il fondo coi denti piuttosto che assecondare il vuoto che c'è di questi tempi. E poi è successo, tu come lo intendi? Pensi davvero che riempire uno stadio faccia di te un artista? Ecco, vedi, abbiamo due visioni differenti, questioni di punti di vista, questione di essere coerenti. Non so, magari la seconda. Dovete stare attenti a chi vi circonda, specialmente in certi ambienti in cui non conta quanto sei bravo. Figurati se prendi una posizione che è diversa dalla loro, passando quindi all'altra sponda. Giovani ribelli, zitti, muti, obbedienti, tutti finti, sembrano di gomma. Tanto l'importante è quanti dischi di platino appendi al muro, giusto? Che vergogna, questa crisi di valori non ha precedenti. E mentre si sprofonda, non oso pensare a quanti partigiani ora si stanno rivoltando nella tomba. Ed ecco un'altra bomba. Coraggio, fatela brillare, sarà luce anche nell'ombra. Come la verità che torna a farti spazio in mezzo alla menzogna, che ormai l'hanno capito quasi tutti che là fuori c'è qualcosa che non va e che va oltre ogni forma di semplice pensiero complottista. Ebbene, io ne sono l'esempio in persona. Grande Fra, che si racconta? Tutto bene? Ma insomma, diciamo che c'è ancora qualche rogna. Comunque per quanto riguarda la mia musica ho la memoria stracolma. Mi toccherà comprare un altro disco e pensare che c'è ancora chi mi paragona a qualche altro MC, che però mi spiace dirlo ma non è assolutamente sulla mia stessa lunghezza d'onda. Gente che parla male alle spalle e che poi davanti ti gattona. Mi fanno i dissing nelle storie, pregate solo Dio che non gli risponda. Io ho sempre fatto a modo mio, raga, facendo salti che nemmeno Fiona, sentendomi ripetere le stesse cose, tipo questa roba non funziona, mentre li ascoltavo pensando allo stesso tempo. Ma dai, oh, chiudete quella foglia! Perché là fuori c'è gente che è furibonda, e come lei io pure, quindi pensate alla mia voce come se fosse la somma di tutte
quante le incazzature degli ultimi tempi cui ci hanno messo la gogna, drogandoci di paure che ogni giorno puntualmente qualche duro sforna, dando vita a delle paranoie assurde in quest'Italia moribonda che viaggia su una strada tutta curva nella quale ci si scontra. Perciò lasciate le cinture, raga, lo sapete che ogni volta che scrivi in colonna iniziano a tremare anche le tubature. Non gioco a fare il king, non voglio la corona, il mio rap ha più sfaccettature. Chi mi ascolta lo sa bene che non faccio parte di nessuna delle loro maledette infrastrutture. Sono l'outsider. Eccoti qua. Allora c'è chi ha chiesto dove si trova quella lista, Bersanetti. Quella lista basta che digiti appello della musica a Draghi, o appello a Draghi, o appello così, e trovi l'appello, quello che hanno scritto, come si sono messi a Pecorina, e cioè no, a Pecorina nel senso, e tutte le firme disposte a qualsiasi cosa pur di... Vabbè, comunque... Quanta verità con questo pezzo, bravo, mi piace il look minimale, ottimo ritmo rispetto ai testi, bravo, bravo Frabolo, ecco, Frabolo spacca di brutto, è fortissimo. Allora, adesso ti voglio chiedere, tu fai concerti, hai dischi pubblicati? Allora, sì. Ho svariati dischi pubblicati, ovviamente cerco di avere le copie fisiche, per quanto adesso sia aumentato tutto, anche stampare un disco oggi è veramente costoso, però credo ancora nella percezione fisica, tangibile. Ma ne hai qualcuno musica lì in questo tuo, che non so cos'è, che posto è quello lì? C'è un cuscino dietro, un divano, che cos'è questo posto? No, è una poltrona, l'unica poltrona che ho in casa, praticamente. Ma c'è qualche disco lì da mostrare o non ce l'hai sotto mano? Cavolo, non mi sono preparato. Ah sì, ce l'ho. Questo è sgomento, non so se si vede, forse c'è... No, c'è troppa luce, ecco, così. Sì, lo vedo, sgomento, esatto. E c'è una foto tratta da... Fra l'altro, come hai fatto a fare quel video lì dove sembra che sei sulle nuvole? Sono veramente sulle nuvole. Sono montato su un'antenna 5G e senza protezioni e col drone abbiamo... No, sto scherzando ovviamente. Ecco, no, io ti ascoltavo e sono abituato a dare fiducia, dico, che cazzo ha fatto questo qui? No, abbiamo fatto il green screen. Okay. È stata una bella rottura di scatole, mettiamola così. Okay. Fare i video è veramente dura, anche perché... facendo praticamente tutto da solo, sia dalla produzione musicale a video, ovviamente la registrazione, mix, master, insomma c'è tante cose da fare. Allora, ho acquistato sgomento fortissimo. Ti ho chiesto se fai dei concerti. Allora, sì. Quest'estate fortunatamente ho suonato due volte qui in Toscana, e dico grazie al cielo, perché purtroppo sono bandito in Toscana, sono bandito ovunque. Perché? Perché sei bandito? Perché sei bandito? Perché io non riesco, c'è un'intervista di Malanga che dice, io devo lavorare su una cosa, e dice non sopporto i cretini. No, è lo stesso problema credo che abbiamo in tanti, e io non riesco a spartire qualcosa con persone che
che sono distanti da me, e questo è una cosa che ci devo lavorare, perché purtroppo ne ripaga la mia mia musica. Scusa, come ti esibisci, Frabolo? Ti esibisci da solo, ti esibisci con un gruppo, ti esibisci con delle basi, come ti esibisci? No, sul palco ci sono io, un batterista e un DJ. Ah, ok. Senti, visto che li voglio mostrare tutti i video, perché sono tutti dei capolavori, non soltanto i video ma i brani, i testi, andrà tutto bene, come no? Allora, tu vivi di musica, perché tu fai anche il produttore, non fai soltanto il rapper, tu vivi di musica? Io, allora, c'è stato un periodo in cui lavoravo per svariati editori, e poi diciamo che da quando, cioè, erano comunque dei lavori che riuscivano a portarmi comunque qualcosina, che però mi permetteva comunque di stare un po' più tranquillo. Da quando poi, ovviamente, per andare in studio a lavorare con altre persone, perché ho scritto anche le musiche per altri, dal momento che ci voleva il famoso tesserino, a quel punto lì proprio ho capito che basta. E quindi io domani ho la sveglia alle 4:30 per andare a lavorare in fabbrica, e ne sono orgoglioso. Questo è l'unico compromesso che riesco a portare avanti, perché... E che ti fa onore? No, ma non sono il solo, insomma, credo che si debba... Certe scelte non pagano mai, certe scelte non pagano mai nella vita, come quella che fecero questi due atleti nel 68 quando vinsero medaglia d'oro e medaglia di bronzo, e poi furono emarginati perché con questi guanti neri testimoniarono sul podio la situazione dei neri in America. Ascolta, andrà tutto bene, come no? Che cos'è? È l'ultimo brano che hai fatto. E altra cosa, perché lì accanto a te c'è una figura bianca che ti segue, e poi alla fine scopriremo che sei sempre tu, però è bianco mentre tu sei tutto nero. Perché? Due domande per prima di vedere il video. Il nero, il colore nero, cioè da sempre, per i popoli pagani, ad esempio, il colore nero era un colore sacro, perché dall'assenza di luce, come si dice, dal vuoto assoluto, si genera tutto. Quindi io sono sono vestito così, fondamentalmente. Ogni tanto c'è questa figura bianca, che non si capisce chi è, e il bianco è il portatore di luce, di apertura, di pace, forse, e di nuovi inizi, e soprattutto di espansione. E andrà tutto bene, come no, non è il mio ultimo brano, ne sono usciti poi altri, e l'ultimo video che ho girato è proprio Luce, che arriva da un po' di buio. Guarda, io credo che l'ultimo disco fosse quello, però io ho preferito chiudere proprio con Luce, perché secondo me Luce, ma ne parleremo dopo. Io credo che fosse l'ultimo tuo, andrà tutto bene. Invece dopo parliamo di Luce, ti spiego perché ho scelto Luce. Però andrà tutto bene, eccolo qua, andrà tutto bene, come no? Era una frase, no? I cantanti si esibivano nei balconi, andrà tutto bene, andrà tutto bene, certo, come no?
Fra, come stai? Me l'hai già chiesto, dai, non ti ricordi, ma che botta c'hai? Ho sbagliato, ho messo di nuovo, eccolo qua. Fuori c'è il sole, wow, ma che bella giornata di merda. L'avevo già fatta la mia previsione, cioè che ci sarebbe stata una guerra che avrebbe non solo prima messo contro le persone, ma col tempo anche costituito una vera e propria società parallela. Come no? Troppo facile cantare di rivoluzione in tempi di pace e costruirci una carriera, un po' meno invece intraprendere una discussione con chi ha fatto la puntura e con la spera che si ritorni a com'era prima, maledizione. Ma non vedete che siamo nel mezzo della bufera? Non l'avete ancora spenta la televisione? Ma che paese è quello che non si ribella ad una sperimentazione di massa che procede imperterrita? Ok, d'accordo, ci avete ragione, sono un po' ripetitivo, forse dovrei smetterla di dare sfogo a tutta questa frustrazione. Ogni volta che scrivo e affilo ogni lettera, un altro ragazzino che muore di infarto nel sonno, ma tranquilli, non c'è nessuna correlazione. Non fare polemica, che non ti conviene, è tutta una recita, le solite scene. Risparmia la predica, cantiamo insieme, cantiamo insieme. Sì, come no, andrà tutto bene. Come no, come no, come no, come no, andrà tutto bene. Lo so, dovrei parlare d'altro, metterci un po' meno rabbia, meno tecnica e smetterla di fare il matto con l'ombrello anche se fa presenza scenica. Ma non l'avete ancora capito per cosa mi batto? Certa gente la mia musica proprio non se la merita, e scusatemi la presunzione, ma è un dato di fatto. Coraggio, dai, guardatevi Sanremo e godetevi l'estetica di un mondo che sta diventando sempre più piatto, con gli artisti che non sono più artisti dal momento che si sentono artisti. Ma che cosa patetica! Mi auguro soltanto che per qualcheduno un giorno possa esserci un po' di riscatto, perché se pensa a tutti i fischi presi e tutti i rischi, dischi compresi, mi rendo conto che ho già vinto e questo pezzo non è l'ennesima prova di cui dovete prendere a. E se qualcuno pensa che sia solo in cerca di problemi, qua non ha capito che il vero problema per qualcuno sono solamente i temi di cui tratto, per via dei quali adesso c'è anche chi si merita a chiamarmi a suonare. Quindi che dire riguardo, è questa società che è isterica, non io che ne parlo. Non fare polemica, che non ti conviene, è tutta una recita, le solite scene. Risparmia la predica, cantiamo insieme, cantiamo insieme. Sì, come no, andrà tutto bene. Come no, andrà tutto bene. Polemica. Dico solo quello che mi passa per la testa. Fra, c'è evita, dice qualcuno, pensando che la mia sia soltanto protesta. Ma c'è di più nei miei testi, fra, perché ho sempre messo in rima la mia resistenza per necessità, senza mai correre dietro ad un mondo che col tempo prima o poi ti addomestica. Sai, forse è vero, è anche colpa mia, sono una pessima opinione sul futuro e vedo sempre tutto a nero. Dai, ma questo rapper che pezzi fa? Penseranno alcuni, c'è chi parla di risveglio, ma sinceramente continuo ad avere qualche perplessità. Mi dispiace, non c'è nessuna scritta exit qua. Non fare polemica, che non ti conviene, è tutta una recita, le solite scene. Risparmia la predica, cantami insieme, cantami insieme. Sì, come no, andrà tutto bene. Come no, come no, come no, come no, andrà tutto bene. Come no, come no, come no, come no, andrà tutto bene. Andrà tutto bene, questo è Frabolo. Devo dire che mi piace anche il fatto che dici purtroppo c'è un'ecatombe in atto, ma non c'è nessuna correlazione. E questa frase la capisce solo chi vuole capire, gli altri non capiscono. Quanti ragazzi stanno crollando, quanti sportivi non riescono più, quante persone di media età se ne vanno improvvisamente, quanti autisti che sono alla guida improvvisamente vanno a sbattere, però non c'è nessuna correlazione. E quindi chissà se un giorno, dice giustamente Gianni Bersanetti, abbiamo un partigiano della musica, Frabolo, questa resistenza e ricerca di verità è ingambissima, bravo.
E quindi la frase famosa degli Zombie TV: complimenti che il rapper italiano veritevo. Ecco, questo è un rap che a me piace, mentre il rap stupido, quello delle accuse, dei dissing, mi fa letteralmente non cagare, cagarissimo. Una domanda del cavolo, però bella, carina: come hanno fatto a lievitare l'ombrello per aria, con quale programma di editing? Secondo me c'era un cavo attaccato, un cavo, una quello del da pescare, come una, no? Una lenza. Esatto. Una lenza da pesca, probabilmente c'è una lenza da pesca. Probabilmente, mi piace, l'ha fatto lui il video, poi dice probabilmente. Ok, allora io, senza sapere che è l'ultimo brano tuo, ho scelto di mettere alla fine Luce. Perché? Perché in Luce finisce la protesta e inizia sembra quasi che inizi un salto, si va nella spiritualità. Non hai più l'ombrello, sei immerso nell'acqua, quindi non hai più paura dell'acqua, non hai più paura, sei immerso in un oceano, e mi piace molto. Ci ho azzeccato questa interpretazione o no? No, ci hai azzeccato come? E sono felice che ti sia arrivato. Non è scontato, ecco. E perlomeno per me non lo è. Ok, allora io saluto Frabolo. Se uno ti vuole cercare, come ti trova? Frabolo o come ti trova? Fra.bolo, com'è? Sì, c'è il canale YouTube Frabolo, e da lì insomma ci sono tutti questi non luoghi che sono i social di cui ci serviamo. Ci serviamo. Loro sì, però, loro siamo, credo... no, però siamo noi che ci serviamo di loro. Esatto. Perlomeno noi. Noi. Esatto. Noi ci serviamo di loro, stiamo molto attenti a non nominare parole che entrino negli algoritmi che ci bloccano i canali, e quindi correlazione la lasciano ancora dire. Correlazione. Per ora. Correlazione. Adesso stanno molto attenti anche sul clima, perché l'imperativo è che siamo in un'emergenza climatica. Quindi bisogna dire che ma siamo. Guarda, mi hanno penso di essere uno dei pochi a cui hanno cancellato un video da YouTube. Quale video era? Era un video di si intitola la canzone Scemo Pagliaccio. Era un video, tra le altre cose, a cui tenevo particolarmente perché c'erano dei disegni che aveva fatto un'amica, e io insomma nella canzone parlavo di, probabilmente buttavo lì qualche parola che all'algoritmo non andava a genio, certo. Ah, mi segnalano che su YouTube non sei come Frabolo, Sì, sono come Frabolo nel tubo. Ah, vedi? Frabolo nel tubo. sono un sabotatore di me stesso, incredibile. No, sei una pippa, porca puttana. Sì, uno come te deve essere abile per sfruttare i social, non dimenticarsi anche com'è sui social, cavolo, porca vacca. Allora... io ringrazio Frabolo e godetevi. Grazie. Questa evoluzione sua. Io credo, ho mai mandato 4 video, sono tanti 4 video di un artista. Allora, questo è Luce, lui è Frabolo. Godetevi questo spettacolo di video e soprattutto di testo. Ciao. Grazie immensamente. Luce. Ti sto cercando. Non ti trovo, lo so che ci sei. Accanto a me! Ho aperto gli occhi appena in tempo. Stavo sognando qualcosa che non ricordo, ma che sembrava reale. Poi ad un tratto ha iniziato a piovere, c'è stato il vento. Mi ha svegliato un temporale. Non so se quello che faccio può essere d'esempio. So soltanto che ho bisogno di farlo, perché per me è essenziale.
Non c'entra il talento, troppo banale. Tenetevi tutto l'oro e l'argento, ma lasciatemi il mio mare di pensieri che oggi mi sento più vivo di ieri, forse un po' meno materiale. Visto dall'alto è un paesaggio stupendo. Peccato che non tutti abbiamo la stessa visuale. Peccato che non tutti stiamo interagendo con la nostra parte spirituale. Mi sono chiesto cosa posso fare nel mio piccolo, e la risposta è stata: continua per la tua strada. E così ho fatto, ho messo in rima quello che per molti è stato un incubo. E non mi aspetto di certo una statua, ci mancherebbe altro. Vorrei soltanto che la gente capisse quanto ogni singolo individuo possa davvero fare la differenza, oltre che l'indifferenziata. Se solo entrassimo un po' più in contatto con quella che è la nostra anima, se solo riuscissimo a fare un po' più squadra, se solo fossimo pronti per il salto, voltando finalmente pagina e abbandonando quel mondo che ormai è impicchiata e dal quale abbiamo sempre avvertito un forte distacco. Io non credo che sia un caso essersi ritrovati qua a lottare per la stessa causa prima di arrivare al varco. Scusa Fra, mi sono un po' distratto. Che ti è successo? Prima ti piaceva un sacco il rap e adesso dici che ti fa schifo, salvo qualche eccezione. Secondo te cosa si è perso? Non è che sei tu che sei un po' frustrato di vedere tutti questi ragazzini che fanno successo? Dai, di la verità, cosa daresti per firmare un contratto e suonare all'Ariston con alle spalle una major? Allora, tanto per cominciare me ne sbatto, sia del rap sia di questi ritardati. Penso che a livello artistico ci sia un tale degrado che, detto francamente, non avrebbe senso per me essere invidioso. Anzi, non sai quanto mi senta grato di non avere tutto quel consenso che poi tanto ti rende schiavo, o quasi. La coerenza non si compra al supermercato, no ragazzi? Ehi, ma sto continuando a parlare da solo, così come sto continuando ad avere alti e bassi. Il problema è che più mi guardo intorno e più mi rendo conto di quanto sia facile distrarsi. In fondo non è forse quello che vogliono loro? E cioè farci diventare pazzi, tenerci sempre lì, sull'orlo del precipizio. Ma questo è solo l'inizio, i nostri primi passi. Verso la luce, verso la luce, verso la luce, verso la luce, luce. Complimenti Frabolo, ancora. Bravissimo, hai staccato il microfono Frabolo. Ti sei mutato. Grazie, grazie a te Red, di cuore. Vi mando un abbraccio davvero forte a tutti. Ok. E ci siamo. Bellissimo, bellissimo anche quel finale classico che sembra quasi una orchestra che suona e questa cosa della luce e soprattutto l'acqua. Ok, complimenti e vai avanti così, va bene? Volevo salutare Matteo Giorgioni e Lisa, gli voglio mandare un bacio grande. Ok, non so chi sono e non te lo chiedo. Allora, un ottimo musicista, pianista, ti piacerebbe tantissimo. Ah, ok. Matteo Giorgione? Ma suona il piano? Esatto, sì sì. Ma è in Africa, scusa, è in Sardegna? Sì. Ah, ma lo conosco. Queste sono energie sottili, queste. Sì, difatti quando è da Giorgione dico, ma non può essere quello. Perché io l'ho visto suonare insieme a The Lord, a Christian The Lord. E poi lui si è trasferito in Sardegna, io ho visto a Modena, poi lui si è trasferito in Sardegna e vive in Sardegna con la sua compagna, moglie, non so, che sarebbe... Vabbè, ok. Sì. Che strana la vita. Ci rivedremo. Ok. Ciao bambino. Fantastico, hai ragione, fantastico. Ecco, diciamo... L'ho detto, eh? Pensate quali mondi
abbiamo attraversato questa sera, uno diverso dall'altro. Questo è il bello della varietà, no? Io mi sono sempre battuto per avere la curiosità di ascoltare ciò che non conosci. E quindi, come al solito, devo dire che la differenza tra Let's Spend Tonight Together e We Have a Dream è abissale, nel senso che però piano piano. Ah, un'altra cosa che io faccio, che è importante, ritengo importante per gli artisti, io stanotte prendo tutte le parti degli artisti, le isolo e domani pubblico tutti i singoli video, ogni artista ha già domani pubblicato su YouTube tutti i singoli video, quindi lo può condividere senza dover condividere l'intero programma, condivide la sua parte, quindi domani ci saranno già online tutte le parti degli artisti. Quindi, perché qui non ci si ferma mai, qui non si dorme. Quindi, allora, sì, lo so, Alexar, non ti preoccupare, so tutto. Allora, aspetta, che cosa succede? Che Sara è crollata, è crollata Sara. Quindi adesso speriamo, dovrebbe rientrare, facciamo rientrare. Sì, ieri eravamo 3.627, oggi 3.600. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Ok. Dunque, entriamo in un mondo dove io ci ho capito ben poco, perché si parla di libro, si parla di musica, si parla di... insomma, non ci ho capito niente, ma me lo faccio dire da lei. Sara, spiegami un po' cos'è questo mondo. Dunque, tu sei accanto ad Alessandro Scarpino, che è un chitarrista, ok? Sì, va bene. Ciao Red, ciao vedo a tutti. Vedo le chitarre dietro. Allora, partiamo. Tu sei psicologa? Sì, psicologa, okay. E appassionata di musica, formata in canto moderno, e cerco di unire queste mie due passioni. Va bene. Allora, ti premetto una cosa, che io, stringetevi così ci state, perfetto, che io vengo da un convegno, sono stato a un convegno, non l'ho visto tutto, ho fatto solo delle interviste, un convegno di psicologi internazionali, ce ne erano 160 venivano da tutto il mondo, a San Vincenzo, dove applicano la spiritualità e lo sciamanesimo alla psicologia. Cavoli. E quindi, interessante, no? Tanta roba. Tanta roba, esatto. Poi sono molto amico di Marina Tonini, che applica la grafologia alla psicologia, e molti psicologi si rivolgono a lei perché con la grafologia capisci immediatamente i problemi di uno e lo puoi anche correggere. Quindi la psicologia sta, che poi non so se dice psicologia, psichiatria, non ho mai capito che differenza c'è tra psicologo e psichiatra, intanto che differenza c'è? Lo psichiatra è un medico che utilizza i farmaci per trattare. Lo psicologo, psicoterapeuta, utilizza la terapia della parola, perché la parola cura. Quindi niente farmaci, ma un principio attivo fatto di parole. Ah, quindi tu non dai psicofarmaci? No. ok. Poi adesso però tu mi... si può collaborare a volte, succede in determinati casi. Sì. Ok. Che cos'è questo? Questo è il mio libro. È un libro un po' particolare, è edito da Anima Edizioni, l'ho scritto, è uscito ad aprile, quindi è fresco, ed è in collaborazione con Alessandro, perché insieme abbiamo scritto dei brani musicali per ogni capitolo. Quindi tu vai a leggerti il capitolo e poi ti ascolti la canzone che è collegata al capitolo, che abbiamo scritto appositamente. Ok, allora io ho qui 7 tue canzoni, non le posso far ascoltare tutte, però vorrei che tu mi scegliessi una canzone da ascoltare legata a questo libro che si chiama Connessione Emotiva. Dopo ti chiederò cosa vuol dire che non c'è emotiva, eccetera. Quindi, quale vuoi scegliere? Abbiamo fatto insieme un video di Lega, quello, che... no, sì, quello, 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 quello
quello te lo metto, che credo sia Lella, giusto? Con il suo motivo. Leila, sì. Ok. Allora vediamo quel filo, facciamo? Sì. Quel filo l'universo è il tutto. Quel filo l'universo è il tutto. Ecco, allora adesso tu, perché poi la cosa strana è che questi non sono brani musicali, sono brani metà musicali, metà sembra che tu legga il libro, metà, cioè è un insieme di cose. E cosa succede? Che uno prende il libro e poi sì. Mentre... E come fa ad ascoltare mentre legge un libro? No, non contemporaneamente. Prima legge il capitolo e poi una volta che è finito lo ascolta. E diciamo che l'intento è un po' andare a attivare un canale più mentale, che è quello che tu attivi con la lettura, perché leggi e quindi vai ad attivare più la parte razionale. Poi però la musica ti attiva la parte più legata al sentire e quindi diciamo arrivi all'intelligenza del cuore, quindi è questa un po' l'idea, no? Il brano condensa il significato, però arriva più alla pancia. Ok. Allora, quel filo, l'universo, il tutto. Emozioni. Così difficilmente descrivibili a parole, eppure così presenti nella nostra vita, che ci inventiamo la qualunque per evitarle. Eppure loro sono lì, complici messaggeri in attesa di essere accolte. È vero che a volte, come venti impetuosi, sanno travolgerci, ma noi, come alberi, possiamo radicarci al nostro terreno e nel sentire i nostri rami fluttuare nel vento, accogliere il flusso, consapevoli che se non opporremo resistenza, potremo adagiarci alle nuove correnti e scoprire chissà che non è poi così male assumere una nuova forma, che il cambiamento fa parte della vita e con i venti che soffiano, danzeremo in vista di nuove direzioni. Lasciami aspettare questo male, non scompare, come posso soffocare questa rabbia che costantemente mi pervade. È un conflitto naturale tutto questo, ragionare, sei sicuro che fa male, un pensiero razionale. Credere per non sentire che non è casualità. Armonie universali che la mente non saprà. Non so più sognare, passa il giorno ed io sto male. Ho bisogno di un segnale, luce per immaginare. Penserai quella persona e ad un tratto chiamerà. Scoprirai quel filo, l'universo, il tutto e la sincronicità. Ecco, c'è una dolcezza incredibile in questa musica, c'è proprio... sì, ci proviamo. Tu Alessandro non parlare troppo e lascia parlare un po' anche lei. Perché io non altrimenti... parlo, lascio spazio. Ma come vi siete trovati voi due? Addio, sempre. Allora, noi ci siamo conosciuti per un progetto più legato alle cover. Poi è successo che... Cover di chi? Mi interessa sempre sapere quali tipi di... Tucker Patti, Noah. Ah beh, certo. Sì, sì, sì. E poi sfortunatamente ci siamo organizzate, abbiamo definito una serie di tappe per il tour e abbiamo ordinato un nuovo impianto per prepararci al meglio. È arrivato l'impianto, il giorno dopo c'è stato il lockdown, quindi abbiamo detto... Ah, qui bisogna cambiare qualcosa, forse è un segno, ed è stato in realtà un segno positivo della difficoltà, perché ci ha dato la possibilità di ripensare questo progetto e di farlo diventare un progetto di inediti
e che poi è confluito nel libro e poi abbiamo continuato a scrivere altre canzoni. Adesso stiamo lavorando a un concerto proprio di soli inediti, musica nostra. È anche un podcast. Sì, anche, dove Ma sempre la parte psicologica si unisce anche alla musica. nel frattempo vi siete anche innamorati? No, perché state. No, ma sai perché? Perché state bene insieme. Cioè. Vabbè, ok, l'hai capito, dai. Ah, vivete insieme allora. Ancora no, però insomma l'idea è quella. Vabbè, ma guarda che Alessandro hai fatto un bel acchiappo, perché no, sai perché? Perché io non so, cioè, adesso Sara avrà anche un lato aggressivo, ma è di una dolcezza, vedi, guarda, guarda, dolcissima, vedi cosa scrivono, dolcissima, che voce dolcissima, ecco. Poi non lo so, ci sarà anche la dark side di Sara, Sono Alessandro? gemelli, quindi dicono che è doppia faccia. Sì, Ma cosa fa? Fa la voce stridula quando si arrabbia? no, no, quando si arrabbia approfondisce. Ah, diventa più profonda la voce? No, approfondisce i motivi, no? È per la sua professione. Guarda, cioè da un lato sei Scherzo. fortunato, dall'altro stare insieme a una psicologa è un bel casino, capito? Non è Perché facile. il litigio non è normale. Il litigio ti porta a cercare le cause, quali Il sono le cause. litigio è sempre evolutivo. Beh certo, è evolutivo, scherzi. Sì. Senti, a proposito di evolutivo, ok? Cosa vuol dire connessione emotiva? Cioè, cosa c'è scritto nel libro? Perché noi adesso stiamo ascoltando dei discorsi con delle canzoni, con una chitarra, ok? Fatta da due persone innamorate, che si vede l'amore che esce fuori, però cosa c'è nel libro? Diciamo che l'invito primo è proprio quello di stare con se stessi, quindi di portare con sé tutte le parti di noi, senza tralasciare alcune di queste, come ad esempio tutto il mondo delle emozioni, di cui anche a livello sociale siamo meno abituati a mostrare. Quindi essere in contatto con quello che sentiamo, con quello che pensiamo e poi con come agiamo quello che stiamo sentendo. Più rimaniamo a contatto con questo sentire, più ci affidiamo anche ad una capacità di orientarci che è molto più intelligente in realtà di quella che è quella legata alla testa e al razionale, al controllo. E a quel punto anche le nostre scelte generalmente sono più sagge, non so. Senti una cosa, dice, wow, con una voce così angelica e soave li guarisci tutti. Allora, Grande, Tobia. tu mi ricordi moltissimo, quando io andavo alla Engel di Forlì, c'era una massaggiatrice che diceva, come va? Diceva, guarda, è un casino perché. E lei, bene, bene. E poi, qualsiasi problema io gli dice, bene, bene. Bene, bene, ecco. Tu mi sa che uno arriva da te e dice, allora, non funziona niente, ho l'idea. E tu, bene, bene. Sarebbe tanto utile, però. Senti, di dove siete? Ti chiedono di dove siete. Io sono valtellinese, sono di Bormio originaria. E io invece di Reggio Calabria. Sì. Poli opposti. Sì. Ma dove abitate? Milano, ci incontriamo a Milano. Diciamo così. Ah, vi incontrate in Milano? Questo Perché è lo studio. tu continui ad abitare giù? Perché io mi sposto, Ah. ma ho base qui e questo è lo studio dell'associazione Musica Come Te. E che cos'è? È un'associazione che si impegna a veicolare la cultura musicale qui a Milano, un modo di vederla molto radicato nell'esperienza della musica e meno
delle linee teoriche che poi vengono approfondite dopo l'esperienza diretta. È un modo particolare di vedere la musica, anche la didattica nella musica. Poi organizziamo eventi, musica come Regaliamo te, canzoni. regaliamo canzoni. Ah, ok, ma vivete di musica? No, riuscite a vivere di musica? Eh sì. Vabbè, lei. Io sì, io lavoro come psicologa e poi sì, abbiamo questi progetti Certo. artistici Sì, insieme. io faccio il musicista, ho anche altre situazioni musicali, ovviamente. Insegno per l'associazione. Certo. Venerdì Allora, c'è di un concerto a Milano, tra l'altro. chi? Dove? Mio con una band che si chiama Rianimazione Iconoclasta Accidentale, pensa te, Cioè, no, e ma cercate suoniamo. dei nomi semplici. Cioè, ma Sì, sì. nella scelta, scusami, ma nella scelta del nome ti ha influenzato la psicologa? No, 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 il trombettista che Ma avrebbe sei. bisogno di una psicologa. Sei circondato da gente giusta, allora. Senti, Sì. scelgo io un brano. Perché? Perché mi piace molto. Si chiama Tumarike. Che cosa c'entra l'Africa con voi? Perché questa è Africa, eh. Beh, cosa c'entra? Il ritmo e tutto quello che la terra, la connessione viene da là, diciamo. Noi abbiamo solo da imparare. E poi, vabbè, questo è stato un po' un'ispirazione per E noi. rappresenta un diverso modo di comunicare, infatti poi alla fine della canzone, Alla fine? proprio si svela questo, il punto della canzone è che non per forza si comunica con le parole, ma Ok. se vuoi ne parliamo dopo il brano. Tumariche. Tumarike, 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 tumarike
Non servono le parole, basta poco per comunicare. Beh, hai capito, basta poco per comunicare quando c'hai una chitarrina così dolce e queste cose qui, è bello, è molto bello, complimenti. Wow, grazie. Vedi, bella, sembra un mantra all'inizio, è vero. Questa era tu, Marichè. Allora, abbiamo parlato di un libro, ma tu ce l'hai fisicamente il libro lì da mostrarmi? Sì. Sì. Eccolo qua. Ecco, me lo sfogli per vedere. Connessione emotiva. Oh. Cioè, eccoli, connessione emotiva. Dove lo si trova questo libro? Beh, si trova online su tutti i siti, insomma, da Amazon ai vari siti, però insomma anche in libreria, soprattutto nelle librerie indipendenti, come invito sempre a... Ok, andare. Dentro cosa c'è? Mi sfogli dentro per vedere, perché secondo me dentro ci sono anche dei disegnini, è possibile? Ce n'è uno, sì, ma Red, io volevo inviartelo, solo che non ti è arrivato? Te l'avevamo inviato forse. No, non me l'hanno inviato. C'è uno schemino, però è fatto più di capitoli e poi alla fine c'è ora ascolta e quindi tu ti vai ad ascoltare la canzone. Ecco, ma come fai ad ascoltare la canzone? Cioè, c'hai un QR code? C'hai No, vai direttamente nel canale YouTube, Sara Antonioli Olisticalmente,
che è il mio canale YouTube. Che è scritto anche nella E quarta di copertina. sì, dietro c'è scritto Sara Antonioli Ecco. Olisticalmente, il nostro canale YouTube, e vai a ascoltarti la canzone. Alla fine di ogni capitolo c'è ora ascolta la pillola numero 1, numero 2, numero 3, e ce ne sono fino alla 7, insomma. Ah, ok. Allora, siamo arrivati alla fine, io saluto questi due ragazzi. Che bello lo spazio di Red è rigenerante, siamo dei privilegiati, è vero. Questo è il canale YouTube. Sara Antonioli olisticamente. Olisticalmente, con la L. Olisticalmente. Ah, non è olistica, è olistica. Perché olisticalmente? È un po' l'idea di inventare una parola nuova. L'ho fondato con mia sorella, che è un'operatrice olistica e reflessologa plantare, anche lei è artistica perché è ballerina. E abbiamo pensato di trovare una nuova parola perché volevamo dare proprio l'immagine della capacità creativa che ognuno di noi può avere, addirittura nel trovare il nome. Quindi abbiamo detto troviamo un nome e creiamolo, un po' anche per ragioni pratiche, nel senso che olisticamente c'era già. E da lì poi abbiamo detto perché olisticalmente è una parola nuova e così invitiamo tutti Bene. a lasciarsi andare al proprio potenziale creativo. Bene, c'è una bella definizione di voi due che la dà Antonio Perrone. Sembrano due passerotti sul ramo. Sembrate in effetti due passerotti che guardano tutti col beccuccio sorridente. Non so come sia il beccuccio sorridente, però siete bravissimi, bravi e positivi, credeteci, eccetera. Allora, Sara Antonioli, olisticamente 5-7 parole. Bravi, hanno buone idee, benissimo. Allora, mi racconti Leila, che è l'unica canzone di cui c'è un video, quindi me la racconti? Sì, ci organizzeremo per farne ancora perché ci siamo divertiti. Leila è la canzone che riprende l'ultimo capitolo del libro, quello sulla consapevolezza. Ogni capitolo nel libro è dedicato ad un tema di psicologia. Mi leggi tutti i capitoli allora? L'ultimo è consapevolezza, Sì, il primo è legato alla voce, all'uso della voce, al respiro, per cantanti, ma non solo, perché poi in realtà può servire a tutti. Poi il secondo è legato alle emozioni, il terzo è sulla connessione in particolare, il quarto è sui desideri, quindi esprimere nel modo giusto i desideri e poi poterli vedere realizzati. Il quinto è il fatidico capitolo sull'amore, quindi sulla coppia, sulle fasi che si attraversano, sulle varie difficoltà per poi giungere all'amore autentico. Il sesto è su come comunichiamo, quindi il modo di affinare la comunicazione è quello che poi corrispondeva a Tu Mari Che, proprio per sottolineare che spesso comunichiamo non tanto con le parole ma con i gesti, con tutto il non verbale, era da lì che veniva Tu Mari Che. E poi la consapevolezza, che è Leila. Leila è un riferimento all'eroina di Star Wars. E noi da lì ci siamo ispirati. Abbiamo visto questa bambina che guardava le stelle col suo cannocchiale la notte, le piaceva scoprire che cosa c'era al di là. In realtà gli adulti vicino a lei le dicevano di chiudere gli occhi perché le stelle sono troppo lontane, che sarebbe bene invece pensare alle cose pragmatiche che c'è da fare, c'è da fare, c'è l'affitto da pagare, è questo quello che dice la canzone. Poi vediamo Leila che cresce, vediamo una serie di cose che fa, e alla fine è Leila che riporta la saggezza, che dice: Leila, lo sai, il potere dell'immaginazione, l'esercizio quotidiano dell'amore, la verità è nell'intuito, oltre le parole, perché il bene vince sempre, l'amore vince sempre. Allora, io saluto Sara Antonioli e saluto l'altro passerotto sul ramo, Alessandro Scarpino, e questa è Leila dal libro che si chiama Connessione emotiva. Ciao ragazzi. Ciao Mod, Grazie grazie. Red, ciao, buonanotte. Grazie a te. La consapevolezza ti ha portato fin qui. Non ti senti più schiacciato dagli eventi,
ma cogli il flusso perfetto e armonico che sovrasta ogni cosa. È ora tempo di riposo. La notte è buia, ispiratrice. Di fronte a te un cielo costellato di piccoli, infiniti puntini luminosi. Il cammino è chiaro, lo senti nel cuore. La mente e le sue domande non servono più. Leila un cannocchiale, gioca a fare come Galileo. Un viaggio interstellare, Andromeda sembra una buona idea. Fuori tutto tace, pensa è proprio il mondo che vorrei. Chiudi gli occhi, non guardare, non si possono afferrare. C'è da fare e c'è da fare, c'è l'affitto da pagare. Sorreggono piedini e biberon. Lo fa addormentare, racconta delle stelle e degli dèi. Schermi e cellulari, questo non è il mondo che vorrei. Ma le stelle sono troppe, non si possono afferrare. C'è da fare e c'è da fare, ho nozioni da imparare. Ma Leila lo sa, il potere dell'immaginazione, l'esercizio quotidiano dell'amore. La verità è nell'intuito, oltre le parole. Il bene vince sempre, l'amore vince sempre. Ecco, vi ho tenuto qui perché volevo commentare, c'è un'immagine che appare di sfuggita, è la scritta su una panchina. Sì. Che cosa dice quella scritta? Oddio, adesso non me lo ricordo, tu te lo ricordi? Non ti ricordi la scritta? Memoria. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni. Sì, cioè, mettete un messaggio subliminale, poi ve lo dimenticate. No, è fondamentale, certo. Non è casuale, certo. Lo so che non è casuale. È che avere la frase, come dire, il virgolettato così su due piedi, visto che il video è di un po' di tempo fa. Ma dove l'avete trovato? Il significato è virgolettato dentro. Ma dove l'avete trovata quella panchina lì? È a Morbegno, infatti siamo andati lì apposta perché che in realtà è una casa, come dire, spero che il proprietario non si offenda, perché sì, in realtà era aperto, non abbiamo fatto una cosa illegale, però insomma siamo andati là senza chiedere. Però, se è messo lì un messaggio così vuol dire che si può veicolare. Ok, allora io saluto Sara Antonioli e Alessandro Scarpino. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Bellissimo. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni. I sogni sono sempre belli, meravigliosi, perché altrimenti si chiamerebbero incubi. Quindi, allora, tolgo queste cuffie. Oh, molto bravi, sì, molto bravi. Allora, io rimango stupito per la bellezza di questi programmi. Perché? Perché alla fine, cioè, chi si loda si imbroda, però vabbè, io non mi sto lodando perché non è merito mio. Siamo dei tramiti, no? Noi ci colleghiamo con delle case dove ci sono degli artisti o degli studi che hanno fatto dei video, che hanno fatto delle canzoni, che hanno un valore incredibile. Ci pensate, oggi noi abbiamo avuto il Guardiano del Faro, la storia della musica con una storia incredibile che è Battias,
questo essere strano con tre fratelli che lui da solo si mette con la chitarra, peraltro con anche l'eco della Malatì de Zif, una dolcezza, una determinazione dolce con una musica molto raffinata. Frabolo, un artista di oggi, perché oggi gli artisti dovrebbero essere questi, se hai capito. E Sara Antonioni con Alessandro Scarpino, che insomma, due passerotti sul ramo che fanno chip chip chip, dolcezza, sono come quando ti svegli al mattino, no? E che senti gli uccellini, ed è sempre molto bello. Io sono abituato a questo perché abitavo in campagna, e anche adesso nella casa dove abito, diciamo, la mattina si sentono gli uccellini, e quindi è una cosa molto bella. Rosanna dice: sì, Red, chi non c'è il martedì non sa cosa si perde. Quindi allora, io avrò una settimana impegnativa, ma anche il lunedì, certo, ma lunedì ormai lo sanno, il lunedì lo sanno quello che accade il lunedì. Però insomma, la cosa bella del lunedì è che tutti mi chiedono sempre, la domanda che mi fanno sempre di più è: ma ti dà fastidio che Crozza ti imita? No, anzi, ben venga. Perché? Perché anche lunedì scorso ci sono stati due che hanno detto, uno proprio l'ha dichiarato, ha detto: oh, io ero venuto qui per prenderti in giro perché ti avevo visto da Crozza, ma cavolo, ma invece è bello. Cioè, quindi, capito, serve questa cosa. Allora, il dramma purtroppo è questo, che la musica, l'arte, sembra non interessi più. Fra l'altro io venerdì sera sarò giù a Roma perché c'è questa mostra di Andy Warhol, ci sarà il vernissage dove io ho curato, diciamo, il rapporto tra Andy Warhol, il curatore della mostra sono Achille Bonitoliva per la parte e Sanfo, però io sono curatore per la parte, diciamo, il rapporto tra la musica e Andy Warhol. Andy Warhol aveva capito tutto, aveva capito che se tu unisci l'arte e la musica, sei un grande, e si prese un gruppo come Velvet Underground e cominciò a fare le copertine di dischi. In realtà le aveva già fatte prima, nel periodo del jazz, delle copertine, quando Andy Warhol è uno dei primi illustratori, anche se non c'è ancora il suo stile, delle copertine dei dischi, perché prima di Andy Warhol i dischi, prima che facessero le copertine con sopra un'illustrazione, i dischi erano semplicemente un disco dentro a una diciamo copertina di carta con il buco in mezzo che permetteva di leggere nell'etichetta il titolo dei cose. Guarda Rosanna come è scritto bene, grande Andy Warhol. Rosanna, non ne azzecchi una tu. Tu non azzecchi una scritta, ma prima di scrivere, ma vai su coso, cioè sei riuscita a sbagliare tutto. Allora, no, io esaminerò cos'è. Allora, Andy non ha la H, ma solo la A, quindi Andy. Warhol è W-A-R-H-O-L, Warhol, non Warhol, capito? A proposito di Frabolo, citava Sanremo in due suoi pezzi. Ti ho chiesto prima se ti hanno mai proposto di presentare Sanremo, ma forse lo avevi letto. Lo avevo letto, ma non ho neanche risposto, perché sono le domande lapalissiane, no? Secondo te mi hanno chiesto di presentare Sanremo? Hai capito? Bravo, scusatemi. No, Rosanna, mi fai morire, perché tu scrivi distinto. Prima hai scritto un'altra cavolata, mi ricordo più quello che avevi scritto, un'altra cosa fantastica. Quindi Cazziatone Boomerang, ma no, ma non è Cazziatone Boomerang, questo è il momento del cazzeggio, questo qui, quindi qui ci possiamo dire tutto. Rosanna, cartellino giallo, ma puoi rimediare, due cartellini gialli c'è l'espulsione, ragazzi, quindi insomma, c'è una canzone di Adriano Celentano, dice: cosa ha perso chi non è qui con noi? Ah, è la fiesta. La fiesta, andate a cercare La fiesta di Adriano Celentano, dice: che cosa ha perso quelli che non sono qui con noi. Comunque, allora dicevo, giovedì alla mattina ho un incontro importante qui, da cui dipende anche il futuro del premiato circolante del Barone Rosso. È un incontro molto dolce.
Non sai chi è? No. Molto dolce. Molto dolce. Molto interessante il fatto che sia molto dolce. Ragazzi, quando arrivano a Natale ce li litighiamo. Mamma mia! Sai già cos'è? Cioè, ci danno cioè, nel senso... Cioè, dopo abbiamo la fornitura. Cioè, ma vi rendete conto con chi sto lavorando io? Cioè, hai capito? Questo ci preoccupa se abbiamo la fornitura, cazzo. Dobbiamo preoccuparci se andiamo in onda, poi la fornitura. Comunque è un incontro molto dolce. Quindi. Interessante. Ok, no, non è mielizia. Allora, vediamo se ci prendete. Un incontro molto dolce. No, non fare spoiler. Non spoiler. No. Ok. Facciamo il tifo per l'incontro. Il barone non vede l'ora. È arrivato Moscato. No, non è il Moscato. La fornitura. Questa beh, fornitura. Beh. Anche il Moscato. Di Moscato non sarebbe male. I testi di Frobolo lasciano intravedere il suo grado di interiore coscienza. Sì, è molto bello. Torroncini, panettoni, pomodori, vogliamo saperlo? No. Ciao Red, ma quando torno in TV? Istinto. Ma questa è la TV, sono in TV. Cazzo, ma mi mancava questa domanda. Sarà un anno che non mi fanno questa domanda, ma sei benvenuto. Una volta me la facevano sempre. Quando torni in TV? Questa è la TV. No, state... Si chiama Istinto Brass. Sarà un amico di Joe, secondo me. Chi? Istinto Brass. È un amico di chi? Ho capito. Cosa ne pensi dei Gigi? Mi piacerebbe vederti una sera con Adriano, secondo me verrebbe volontario. Sì. Ma ci siamo sentiti, adesso vediamo. Dai, un giorno chissà mai che non... No, non è quell'azienda lì, Gianni Bersanetti, no. A parte che non la farei quell'azienda lì, comunque, no. Incontro dolce al Cenero, no, al Cenero abbiamo già dato, AGD. No, è proprio un incontro bello dolce. Non si dice più niente, anche perché non lo potete sapere, non lo potete immaginare. Quindi, però, dicevo, giovedì mattina ho un incontro qui, dopodiché vado a Monza, perché devo fare, mamma mia, con me che c'ho tanti WhatsApp, che è successo? Devo fare, c'ho dei messaggi, un incontro con Alessio Tavecchio, che me l'hanno consigliato, uno che ha scritto un libro molto bello, e poi dopo vado da Cateno De Luca, perché ho scritto la postfazione del suo libro e lui, Giuliana Conforto, ciao Red, ho seguito la trasmissione sull'acqua biovital bevendo acqua biovital. Giuliana Conforto, allora eccolo qua. La Robin un aiutino, no, la Robin è quella che mi freme, mai se ti dà un aiuto. Come sta Bobby? Bobby solo sta bene e ha già detto, ma dove cazzo è Bobby? Aspetta, ti faccio sentire Bobby solo, un messaggio di Bobby solo, speriamo di beccare quello buono perché me ne manda 96.000, speriamo di beccare al volo quello buono, ma deve essere stato dopo che, vediamo un po', dov'è qui? Ecco, eccolo qua. Sono immensamente felice e fiero perché realmente siamo due anarchici, tutti e due, nel senso che in giro vendono musica di merda e noi cerchiamo musica di qualità. Quindi in un mondo fatto di musica di merda noi andiamo controcorrente e non piacciamo a tutti, perché per fortuna c'è un 80% che ascolta. Allora ti dicevo che io andavo scurizzando dentro il culo, ma tutti fuori dentro, gnò. E poi c'è sta gente che ascolta rock e blues, e jazz e country, e bluegrass, e hard rock e metal. Però certamente l'80%, allora ti dicevo, ma queste cose atroci. Bene, tu sai
io sono fuori dalla porta quando il prima puntata che apri sono là, non col fucile in mano ma con la chitarra e con i miei musicisti. Ho ripreso Zamperini. Ok, questo è Bobby Solo. Gli ho mandato la notizia che molto probabilmente riparte il programma circolare del Bellorosso e mi ha mandato che ci sono lì con gli scorreggio con io. Bobby Solo, ragazzi, fa fantastico. Mi fa morire, certo. Ma perché non sentite gli altri? Ci sono dei messaggi che non posso mandare, perché quindi è fantastico, vero Bobby? Esatto. Adin mi ha mandato, sì, Adin sta bene perché mi ha mandato, ogni tanto mi manda delle robe in inglese, eccetera, delle dichiarazioni, mi sto mandando dichiarazioni che stanno facendo in tutte le università, dappertutto, stanno facendo dichiarazioni che parlano dei danni di un siero da qualche parte, quindi, però. Allora ragazzi, bene, i biscotti di Angelo Del Pizzolo, perché Angelo fa i biscotti te? No, non sono biscotti di Angelo Del Pizzolo, però... le risposte di Angelo, andiamo a cercare indietro le risposte di Angelo, dove sono le risposte? No, perché non vedi Facebook, lui è su Facebook. Ah, perché io non vedo Facebook, quindi non sto vedendo Facebook, ragazzi. Purtroppo non so cosa è successo a qui al computer dell'astronave, perché non mi manda più i messaggi di Facebook, quindi chiedo scusa. A quelli, anzi faccio una roba, guarda, entro dentro, alla vecchia, perché noi poi... Molto semplice, sai che lo faccio? Vado dentro a Facebook, ok? Poi dopo guardo la diretta. Mandato dietro, okay. Zitto, ok? Eccolo qua. Bobby è sempre un grande, anche l'unità, eccetera. Bello, divertente il messaggio di Bobby che ti ha mandato, Red. Grazie a tutta la bella musica di questa sera. Andiamo indietro. Hai visto la serie di Vasco? Che ne pensi? Ho visto la serie di Vasco. Guarderai il docufilm su Gustavo Roll. Ho visto la mostra di Andy Warhol a Jesolo, meravigliosa. Sento odore di Frollini al cioccolato. No, incontrami. No. Sto leggendo i messaggi di Facebook che non ho qui. Quindi, verrai alla festa del cinema sabato? C'è Zucchero qui a Roma? No, anche se chi ha prodotto il film, il regista, è un mio amico. Però, no. Angelo lavora in un biscottificio, mi pare di ricordare. Angelo lavora in un biscottificio. Angelo, non me l'hai mai detto, cazzo. Quindi, allora, il format We Have a Dream è non plus ultra, molto coerente con la realtà assurda che viviamo che non venga meno seguito. Red, un tempo pensavo fossi sciroccato, oggi penso che sia l'unico saggio ascoltabile. Antonio, ma guarda che i saggi oggi sono quelli considerati sciroccati, Cioè a me mi considero veramente sciroccato, ma non me ne frega un cazzo. Sì. Oggi abbiamo fatto Marco Barran. Marco! Oggi abbiamo fatto biscotti alla nocciola e ciambellone, cioccolato e vaniglia. Marco, questi messaggi non li devi più scrivere, perché io sto male. Biscotti alla nocciola. Ce li hanno fatti e non te li hanno mandati. Bravo, li hai fatti e non li mandi, ragazzi. Che belle le prime radio libere, mamma mia, le prime radio libere, ragazzi. Mamma mia, vogliamo il Barone Rosso. Per voi il Barone Rosso, allora devi contribuire. Devi contribuire. Guarda, vuoi il Barone Rosso? Guarda, ti do subito l'idea di come fare. No, ma mi viene in mente, mentre vado a cercare il Barone Rosso, le corde del Barone Rosso, guarda, mi viene in mente cosa succedeva nelle prime radio libere. Allora, nelle prime radio libere, aspetta, dov'è qui? No, ce l'ho qui. Eccolo qui. No, non ce l'ho. Dov'è? Perché non c'è in oggi? No. Ah, è oggi. Sì, ma devo mettere... Ma cazzo, è spento. Data modifica. Non c'è più oggi. Ma perché? Ma che è successo? Oh, mi è sparito... Non trovo più. Ma è pazza questa cosa qui.
Anch'io. C'è tutto tranne oggi. Non c'è il 16? No, ma è un... forse... il 16. No, 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 aspetta, no, no, devo trovarlo, altrimenti se non lo trovo... Cioè, c'ho troppa roba, ragazzi, ma c'ho troppa roba, ma... Devi guardare il 17. No, ma non è quello. Eccolo qua. Ma che cazzo ci fai qui? Vai lì dentro. Ah, adesso lo... No, ma infatti... eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Vuoi far tornare il barone rosso? Ecco qui, ragazzi. E c'è anche il link su YouTube. Eccolo qua. Allora, questo è... Fate uno screenshot. E poi dopo... Allora, no. I tuoi programmi hanno sempre l'impronta delle radio libere. Hai ragione, perché quando tu attraversi un... già contribuito, grande Gianni. Quando tu attraversi un periodo di grande energia, tipo quello delle radio libere, tipo la musica dal 60-69, tipo il punk, quello ti rimane dentro per sempre. Quindi, hai capito, è quello ti rimane. Sto seguendo il video. Sei meglio della partita di calcio dell'Italia. Perché ha giocato l'Italia stasera? Cosa ha fatto? Come è finita? Come è finita l'Italia? Grazie Antonio! Antonio Perrone. Guarda Antonio, cioè tu sei l'unico cui viene permesso di scrivere in maiuscolo, quindi... Anche se ogni tanto va in timeout. Anche se ogni tanto va in timeout, perché? Lancia lì delle frasi. Ah, lancia delle frasi. Sei un mito alla faccia di quelli che ti credono. Ma Paola, tu non puoi scrivere in maiuscolo. Quindi scrivi in minuscolo. Allora, le dirette sono troppo belle, sei veramente insieme a te. Esatto. Allora, quindi, Red, hai ascoltato Emiliano Toso? Lo hai incontrato solo musica? Sì, lo conosco Emiliano Toso. Pianissimo, molto bravo. L'ho intervistato, credo, due volte. E, infatti l'Italia ha perso. E beh, ragazzi... Quindi... Allora, torniamo noi, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo neanche più cosa stavo... Ah, le radio libere! Le radio libere, allora io facevo un programma che si chiamava L'uomo da marciapiede. Ed era un programma che era bellissimo, perché mi ricordo ancora la sigla. C'era una macchina che frenava sulla ghiaia e poi una voce molto sensuale diceva: dai ragazzo, monta su. Questa era la sigla, bellissima. L'uomo... Senti, ma i plagio li hai digitalizzati? Sono sulle Drone TV, sì. Il plagio, ma... sì. Il plagio. Quell'altro uomo da marciapiede che dicevi, non lo so, forse ce n'è uno. No, ma non l'uomo da marciapiede, sì, no, ma i plagio sono sulle Drone.tv. Sì, che bella serata, ti fiamo per il barone, grazie Nami, state contribuendo al massimo. No. Ne manca una puntata perché non c'è la casa. Di che cosa? Di plagio, sì, però i plagio, mi dai il file, perché è un mio amico con cui facevo plagio, insieme. È quello che fa, aspetta, quello come cazzo si chiama, stasera stanco, quello non lo so, è uno che faceva quello di quelli, cioè, uno dei Melody, sì, è uno dei Melody che faceva plagio insieme, ha avuto un incidente, no, che ha sbattuto, si è addormentato, è andato a sbattere, è quello che sì, ma se lo merita, no. Fa un lavoro, ti dico il lavoro che fa. Scrive per le riviste di turismo e lui passa la sua vita viaggiando, ospitato gratis in luoghi da favola di cui deve fare la recensione. Ogni tanto se gli capita una sfiga. Ma scusa, ma devi augurargliene sempre di più. Sì, ma io gliene auguro di più, però... No, però, non, no, ma tu te lo... Non parli con l'invidia. No, ma io non parlo con l'invidia, cazzo, ma... Di più, no, no, ma lui proprio... Massimo Terracina. Massimo Terracina, e facevamo plagio insieme. C'era lui, c'era Stefano Limoni. Era Michele? No, me ne ricordo più. C'era Stefano Limoni. Fai sentire se Massimo Terracina è sveglio, lo sveglio. Cioè, ma facevate degli scherzi telefonici pesissimi, Gli scherzi telefonici. Mamma mia. Che scherzi, non me ricordo. Gli scherzi telefonici veramente pesi. Ah, sì? Cioè, le signore comunque all'epoca... erano proprio educate, avevano proprio la voce come, sì, le signore dei film, davvero educate.
Comunque mi devi dare i file che glieli mando, perché lui non... Dormivi? Sì. Eh? Sì. Beh, ti ho svegliato apposta. Sì. Eh? Sì. Sei in diretta. Ma tu? Nel mio programma in diretta, Massimo. Sì, stavo tornando. Bene, no, stavo raccontando di plagio e ho detto che mi devono dare i file perché te li devo mandare. Bellissimo. Ma però la Roberta che gli ha intanto svegliati un po', la Roberta che gli ha dice che noi facciamo degli scherzi telefonici pesissimi. Quindi? Ma ti lascio dormire, ci sentiamo domani Massimo, ciao. Quindi? Mi fa vedere chi mi ha scritto. Ah, la morena mi scrive a Dubai, stronza, perché lei lo segue su Facebook, è a Dubai, ti ho detto, scusa, cioè lui è sempre, è quello che, aspetta, grazie, bravi, sono guardando il faro, eccetera. Andiamo un po' in questa trasmissione perché veramente voglio comunicare tra emozioni e energie, esatto. Io ho visto mentre ero qui, Belve, che Ivana Spagna intervistata, secondo me, partì, non ho capito un cazzo. Più che un ritorno sarà un nuovo inizio, oltre agli artisti, e te probabilmente saranno le persone che credono nella libertà conquistata grazie alle proprie azioni. Questo è Nami. Robini microfonata bene, no Robini, allora Massi, allora guardate, allora no, volevo dire, cosa stavo dicendo? Delle radio libere anche. Di plagio, di uomo da marciapiede che c'avevi la sigla. Allora di notte, c'era uomo da marciapiede, era un programma che si faceva di notte, no? Allora, Re, tu svegli, ma tu svegli la gente, che matto. Sempre quando facevi il spam di sabato sera dalle 10 in poi, che alle 2 ti dicevo, alle 2. Chiama questa, alle 2 chiamavi la gente. Ah sì, quando facevo dalle 10 in poi chiamavo la gente alle 2 di notte, vero? E beh, lui brutto. Allora si diceva, no? Dicevi poi social, perché poi dopo mezzanotte c'erano le pasticcerie che facevano le paste per i guarda la roba, i bomboloni, brava. Allora dicevo, che voglia di cose, eccetera. Din, 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 din. Arrivavano, ci portavano le paste calde. Ragazzi, era una roba, le radio libere, ragazzi, porca vacca. Vabbè, insomma. Non ci sono più le pasticcerie. Le pasticcerie che fanno di notte? Dopo mezzanotte no. Ma che cazzo dici? Ma no, ce n'è una ad andare a casa. Ma se ce n'è una ad andare a casa? È aperto dopo mezzanotte? Ma certo, stanno a fare le paste, si va lì, si comprano. Una volta lo facevo. Ma secondo me no. Sì. No. Sì. No, dai. Come no, dai? No, dai, no, dai. Ma allora. Fermo. Esatto. Sei come quei ragazzini che suonano il citofono di notte, esatto. Allora, ragazzi, finalmente posso commentare come Maladì. Ah, Maladì de Sif. Prima ero scritto solo col profilo personale. Vorrei ringraziare tutti, siete meravigliosi, una comunità di veri radioascoltatori come quelli. Una volta con più la possibilità di interagire. Bellissimo, grazie a voi, grazie a Roby. Questa è Maladì de Sif, una delle protagoniste di questa sera. Meravigliosa. Allora, dal fornaio alle 4 del mattino il profumo senza uguali. Lo so. Dalle 4, cioè, no, ma... anche dalle mie parti lì, si va dalle 4 lì, ascolta, c'è stato un periodo prima che mi dessi uno stop che tutte le notti quando rientravo mi fermavo, Red Ronnie, allora cosa le diamo, e prendevo due brioche da mangiare mentre andavo a casa e poi per la colazione del giorno dopo, quindi bene ragazzi. Allora, questo è il format più coinvolgente. Ma Marco, sì, perché c'è anche la musica qui.
Però il primo circolante del Barone Rosso, quando torna, ragazzi, beh, qualcosa cambierà. Eh? Bella storia. Bella storia cosa? Le paste? No, il Barone Rosso. Ah, il Barone Rosso. Da Regoli a Roma escono i Maritozzi alle 5:30. Ok, va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, è stato molto bello e ci salutiamo. Ah, dicevo, l'appuntamento della settimana e sarò a Monza e poi a Monza al Teatro Manzoni, ma non potete entrare, già sold out, e presentare il libro di Catena De Luca. E poi basta. Catena De Luca. Sì, sì. Catena De Luca, che oggi era a Coso, vi faccio ascoltare un messaggio, tanto siamo tra amici. Questo è Giuseppe Cruciani. Delinquente? Sono con, qui con un tuo amico, uno che dice di essere tuo amico, anzi sì, se lo dice sarà vero. Il sindaco di Taormina, nonché candidato in Brianza, il signor Cateno De Luca, detto anche Scateno. Eccolo qua, saluta me. Red, ma... Io mi hanno aperto tutte le porte quando ho detto che sono amico tuo, guarda, sono rimasto per l'ennesima volta basito, come diciamo in Sicilia. Ma non è vero, le chiudono, quando si dice che sei amico di Red Ronde, di solito le porte si chiudono, a meno quelle istituzionali naturalmente, ciao. Trattami bene Catena, Poi... Ok, questi erano... È bello perché faccio ascoltare i messaggi. Sì, no, infatti, intanto siamo tra amici, cioè c'è la stessa gente che c'era anche prima, quindi... Cioè, ma perché non andate via? Andate a dormire! E rimane la diretta, no? Ah, però, poi rimane? Sì. Ah, già, è vero. Vabbè, vabbè. Siamo tra amici. Ma è la verità, ragazzi, c'è così bisogno di verità in questo mondo qui. C'è veramente bisogno di verità. Quindi, ragazzi, vi saluto, buonanotte, e ci vediamo lunedì prossimo con... Ah, no, che cazzo! Domani sera, non so se farò una premiere... No, devi guardare... Sì, ma dobbiamo... Comunque, domani sera alle 9 in punto, pubblico, o come premiere, come cosa... La splendida intervista con Don Alessandro Minutella, che entra proprio nella ribellione totale, perché nonostante Bergoglio l'abbia scomunicato due volte, attenzione, Bergoglio l'ha scomunicato due volte, una più di Martino Lutero e due volte in più di tutti i preti pedofili che non li scomunica, comunque due volte, e gli abbia tolto l'abito talare, lui si è rimesso l'abito. E quindi, ragazzi... Alla guerra come la guerra pour la paix, no, alla pace come la pace. Che... E andiamo avanti, ragazzi. Buonanotte. Cosa? Ricordiamo martedì prossimo che c'è Omar. Ah, martedì prossimo, ma non c'è solo Omar. Chi c'è? Fammi dare un'occhiata. Bello scoprire le cose sempre in diretta. Eh? Senti. Ciao Red, come stai? Spero tutto bene. Senti, no, io un mesetto fa avevo fatto questo video di spiegazioni al concept album e niente, in cui magari ci stanno tante cose che magari ti piacciono, ti interessano, guardalo se hai tempo, se hai voglia, e niente, te lo volevo mandare. E poi volevo dirti, la settimana prossima io sono dalle due parti, siccome ho sentito che c'è anche Omar Pedrini, adesso non so se posso unire le due cose, mi piacerebbe, siccome siamo molto amici con Omar, e a te ti devo portare il mio vinile, perché ti ho dato solo il CD, a quel punto approfitterei della cosa, se voi fate la trasmissione alla fine, dopo, insomma, quando finite, mi piacerebbe, insomma, se ci salutiamo. Insomma, e ti porto il vinile e lo porto anche a Omar, perché lui mi ha dato il suo, però io gli ho dato il mio perché ero andato alla sua presentazione, insomma, e quindi così avrei anche l'occasione, insomma, di fargli sta sorpresa. Però ovviamente, insomma, io non so quali sono i vostri tempi, quando l'ho nominato oggi Andrea Ra, quindi mi sa che viene anche lui, Andrea Ra. Vabbè.
magari posso chiedere di portare il basso con un amplificatorino, la chitarra. No? Vabbè, vediamo. Vediamo. Ci vediamo martedì con un bellissimo We Have a Dream e lunedì sera con il premiato circolante Il Barone Rosso. Ok? Per chi è a Roma, adesso non so dov'è la mostra di Andy Warhol, da qualche parte, adesso ci darò un'occhiata, comunque lo comunicherò. E niente, se siete a Monza ci vediamo a Monza e poi dopo insomma via. Antonio Perrone manda i cuoricini, buonanotte a tutti gli amici del Barone, buonanotte.